Ora si registrerà la conferenza. Bene, buonasera a tutti. Io credo di poter iniziare. Questo argomento è abbastanza controverso, credo si presti anche ad avere uno scambio di opinioni al volo, perché comunque diciamo che è un argomento di grandi dubbi e poche certezze per me. È abbastanza assodato che la funzione del capolungo del bicipite riguardi soprattutto il gomito più che la spalla, e la spalla comunque in gradi di movimento piuttosto limitati, e quindi diciamo che, scusate, ma no, chiedo scusa, perfetto. Ok, quindi diciamo che la prima considerazione potrebbe essere che il futuro ci risolverà un po' questo problema, probabilmente non a noi che siamo qua adesso, ma le generazioni successive future potrebbe essere destinato ad estinguersi il capolungo del bicipite. Noi vediamo già alcuni casi in cui proprio appare come un reperto vestigiale, addirittura questa ragazzina qui proprio ha una genesia completa del capolungo del bicipite. E quindi, visto che parlo di dubbi e non di certezze, penso che alla fine ognuno lavori un po' sull'esperienza personale, nel senso che cerchi di limitare i problemi, di limitare i danni, se così vogliamo dire, e quindi io parlerò della mia esperienza. Intanto i pazienti sono sempre più informati e quindi diciamo che si è sempre meno killer del capolungo del bicipite, perché per esempio nel mio caso preferisco non dover dare troppe spiegazioni sull'efficacia della tenotomia verso la tenodesi a pazienti che ormai sono molto esigenti e fanno un sacco di discussioni su questo. Poi io sento ancora pazienti che mi dicono: ah, il chirurgo mi ha proposto un intervento di artroscopia, ma ha detto che mi taglia il capolungo del bicipite e io starò bene, non avrò più dolore. Non è un'esperienza che posso dire di avere, per il fatto che per me l'artroscopia è una tecnica ricostruttiva, quindi diciamo che tendo a operare pazienti che hanno qualcosa da riparare, e quindi è una pratica di cui non ho esperienza, cioè la tenotomia a scopo antalgico. E poi è difficile valutare i risultati, perché se un paziente ha male, lo stesso dopo l'intervento di tenodesi piuttosto che di tenotomia, è difficile comunque correlarlo con il gesto in termini assoluti, perché io comunque ho avuto pazienti a cui ho fatto la tenotomia che hanno avuto male, pazienti a cui ho fatto qualunque tipo di tenodesi che hanno avuto male. Questo quindi mi fa pensare che l'origine del dolore possa essere, come sappiamo chiaramente, l'infiammazione, la lesione, l'instabilità, possono essere, ma correlata anche all'integrità del sistema, capolungo del bicipite, cuffie dei rotatori, e che sia comunque difficile da valutare anche con le immagini, perché per esempio, che sarà capitato a tutti, di vedere il paziente in fase acuta ha male, si fa la risonanza magnetica, si vede che il capolungo del bicipite è lussato, si fa altri due o tre esami, lo rivedi dopo 3 settimane, un mese, il paziente capolungo del bicipite è lussato, tu hai trovato la causa del dolore, però poi non ha più male. E quindi anche lì l'imaging nella mia esperienza non è sempre così chiaro. Allora, sempre per parlare di dubbi, ho fatto queste osservazioni: che il capolungo del bicipite vada valutato nel contesto funzionale, quindi che va tutto bene quando il sistema cuffie rotatore capolungo è integro, ma che vada valutato anche il contesto posturale. Perché? Perché quando noi decidiamo che facciamo un trattamento conservativo a una spalla, normalmente lavoriamo sul centraggio della spalla e sul contesto posturale. Quindi, ancora una volta, la fisioterapia può avere un ruolo nella gestione di questo tipo di problematiche. Quindi, anche nel trattamento chirurgico, cerco di tenere, anche programmando un trattamento chirurgico, cerco di tenere in considerazione
se avremo un conflitto meccanico di tipo dinamico che potrebbe perpetrare il dolore anche dopo il trattamento chirurgico. Tutte queste considerazioni probabilmente in passato hanno fatto sì che noi abbiamo ipertrattato il capo lungo del bicipite, quindi penso che tutti abbiamo passato una fase in cui facevamo tenotomie a tutti, no, anche non a tutti, poi probabilmente tutti ci siamo chiesti se fosse il caso di farlo allora. Un problema è sicuramente che noi saremmo sempre condizionati a posteriori, nel senso noi facciamo l'artroscopia, decidiamo che facciamo la tenotomia per non pentirci se poi il paziente avrà male. Peccato che valga anche il contrario, nel senso noi facciamo la nostra tenotomia, la nostra tenodesi, poi se il paziente avrà male diremmo e non l'avessimo fatta forse avremmo fatto meglio. Cose che sono successe, diceva Enrico prima del collegamento che avremmo dovuto parlare della nostra esperienza, che sono successe nell'esperienza pluriennale. Allora, per dare così per valutare il mio approccio, come al solito, io penso che la cosa più importante sia fare un esame obiettivo che ci permetta di correlare se il problema è effettivamente quello, quale sia l'entità e quale possa essere la causa del problema, e quindi di andare in sala operatoria già con un programma chirurgico ben preciso. Questo ci consente quindi, nella maggior parte dei casi, di conservare il capoluogo del bicipite e di rivedere un pochino questo tipo di dinamica. E poi, ultimamente, credo che. E questo mi piacerebbe condividere anche con altri colleghi, se è una sensazione che avete anche voi, la possibilità di farne qualcosa di questo capolungo del bicipite, quindi di usarlo come augment, come utilizzarlo nel costrutto della riparazione della cuffia, stiamo del resto parlando del capolungo del bicipite, nel contesto della patologia della cuffia. Questa è una giornata sulla patologia della cuffia dei rotatori. Quindi direi che se vogliamo avere un minimo scambio, potremmo averlo in questo momento. Non so se coinvolgerei un attimino Enrico, magari, riguardo a quello che ho detto finora. C'è Andrea che ti vuole fare una domanda. Ottimo. Andrea Lisai vuole fare una domanda. Ottimo. Ok, ecco, mi sentite? Sì, ciao Sì, Andrea, ti sentiamo. ciao, Bene. ciao Max. Sono d'accordissimo su quello che dici, perché probabilmente negli anni passati c'è stato un eccesso di accanimento nei confronti del capolungo. Quindi quasi una regola entrare nella spalla, tagliarlo per definizione, anche se in ottime condizioni. Io non sono tanto d'accordo, quindi ne risparmio tantissimi, come mi sembra che faccia anche tu ultimamente, no? Quindi Esatto, a meno che non sia veramente molto sfilacciato o particolarmente instabile, a quel punto si pone il problema se fare una tenotomia e una tenodesi. E finora, di tutti i capolunghi che ho lasciato, veramente a memoria non ricordo di aver revisionato una spalla per fargli una tenodesi o una tenotomia a seguito di una riparazione di cuffia in cui avevo lasciato il capolungo, che è quello che hai detto anche tu, no? esatto, Quindi, esatto. co così come sono d'accordissimo sul fatto che ti puoi pentire di aver fatto una tenodesi. Perché una Esatto. tenodesi può rendere doloroso e lungo il recupero nella cuffia. Su invece il discorso della lussazione del capolungo, allora, la lussazione del capolungo, tu hai detto che se il paziente diventa sintomatico non lo tocchi più. Non so se ho capito bene. No, è stato un esempio provocatorio un po' estremo perché mi è successo in questi giorni. Io pensavo di aver Ok. trovato il bandolo della matassa. E questo torna dopo qualche giorno e non aveva più male, non l'ho toccato, ma non per scelta di campo, perché non era sintomatico, quindi non aveva senso Ok, perché lì, svolgere. nella maggior parte dei casi, nella mia esperienza, il capolungo lussato si accompagna a una lesione sottoscapolare, che è davvero fondamentale poi nella biomeccanica della spalla. Quindi, invece, io se vedo un capolungo lussato, per definizione, nel momento in cui c'è un sottoscapolare rotto, faccio l'artroscopia per poi riparare, più che fare la tenotomia o tenodesi del capolungo, per riparare il sottoscapolare. Ma Cosa? io dico,
Sicuramente è un discorso corretto. Diciamo che, visto che stiamo parlando di cuffia dei rotatori, io non so se sia cambiato qualcosa, ma riferendomi anche delle linee guida dell'Academy di qualche anno fa, mi sembra che fosse abbastanza univoco il fatto che se la lesione è asintomatica non la si operi. Quindi io ho fatto questo esempio estremo perché mi è capitato, il paziente a quel punto aveva chiaramente il capolungo del bicipite dentro al sottoscapolare, però non andava male. Quindi Ok. è che un discorso così, forse era solo titolo di esempio. Non so se Certo, qualcun no, altro ma vuole penso dire che nessuno di qualcosa. noi abbia la verità in mano, su queste cose, quindi c'è Io ancora tanto da scoprire. quello che penso che potrebbe essere uno spunto di discussione perché non ho nessun fondamento e probabilmente non so neanche se sia vero, è che io ho la sensazione che il problema, rimanendo sempre un dolore anteriore, sia legato a un conflitto dinamico, per cui io cerco, se nei limiti del possibile, istintivamente di fare una copertura del capolungo, cioè mi piace chiuderci la cuffia sopra, pe pensare che, questo, che la testa dell'omero andrà, se non verrà rieducato bene, andrà in avanti e avrà un conflitto, quindi questo dolore anteriore, poi se hai fatto la tenodesi lo attribuisci a quello, magari questo, invece il paziente ha un conflitto dinamico perché la testa dell'omero è completamente decentrata perché ha fatto male alla fisioterapia. Cioè, ci sono troppi fattori che mi sembra che sia un po' utopistico pensare di risolverli con un gesto chirurgico del genere, cioè con una tortomectomia verso una tenodesi, nel senso che io ho avuto problemi con tutte gli approcci, ecco. Bene, guarda, sei stato così il re è nudo, ecco, hai fatto la tua dichiarazione alla quale molti di noi concordano, anche molti ex killer. Io sono uno tra i pentiti, ma immagino che nell'audience ce ne siano diversi. Penso che siccome abbiamo tante tante relazioni, forse dobbiamo andare Io vi avanti. faccio vedere solo una fotografia e Faccela basta. vedere. Utilizzo il capolungo del bicipite anche perché a me sembra che vadano bene, però non è tanto tempo e quindi questa è la risonanza. Non sto a farvi vedere il video. E vi faccio solo vedere questo rapidamente. Vado avanti verso la fine. Comunque, il capolungo del bicipite usato come augmentation, ecco così. E Bene, basta. bene, Massimo, Non grazie per il tuo contributo. buttarlo via, ecco. Grazie, Max. Andrea, Grazie a voi. presenta il prossimo. Non ho la lista sotto mano, purtroppo. Max, Lascio a te la parola. avanti, raccontaci un po' se ancora questa acromionplastica è proprio, questa acromion è proprio colpevole, cosa dobbiamo fare di lui? Anche qua credo che molti di noi. Se il capolungo è più semplice, l'acromionplastica è ancora più difficile, se proprio bisogna dirla. Ho provato a leggere un po' di articoli e non riesco a condividere lo schermo, però. No, stai condividendo. Basta aprire la presentazione. Sì. È a Metterla. posto? Perfetta. Perfetto. Allora, acromioplastica, un po' di storia non fa mai male. Sappiamo tutti che è cominciato con l'acromioplastica negli anni 30. Negli anni 60-70 si cominciò a parlare di ligamento coracoacromiale e soltanto dal 72 in poi, con varie tecniche, Oppen, Near, Johnson e altri nell'85-87 e infine Simpson nel 91, effettuavano questo tipo di procedura. Perché? Perché all'inizio si riteneva che la sindrome da conflitto subacromiale fosse risolvibile attraverso questo semplice gesto chirurgico. All'inizio, ripeto, open e poi via via sempre più sofisticato in artroscopia. Conoscere l'anatomia artroscopica dello spazio subacromiale è fondamentale per eventualmente eseguire un'acromioplastica, ovviamente,
come pure sapere quali sono le alterazioni che possono provocare un conflitto subacromiale. Tutti noi sappiamo che è un insieme di meccanismi che sono dalla degenerazione dei tendini, alla disfunzione della cuffia rotatori, alla distinesia scapolo-toracica, oppure disfunzioni posturali della colonna vertebrale della scapola, tutti insieme o singolarmente possono provocare questo conflitto. L'imaging del conflitto subacromiale è molto semplice, si può vedere sia attraverso una semplice radiografia oppure con una risonanza magnetica, ma quello che è più importante è capire se ancora vale questo trattamento. Un trattamento che era proposto conservativo per un conflitto sintomatico di stadio 1 e 2, in assenza di rottura della cuffia, e che va avanti per circa 6 mesi. Come si procede? Con la correzione della distinesia, la correzione dei difetti posturali, un rinforzo di muscoli della cuffia e la correzione delle alterazioni capsulari. Se tutto questo fallisce, era proposto, specialmente nel tipo 2, nello stadio tipo 2, e alla mancanza quindi di una risposta al trattamento conservativo, e in presenza ovviamente di rottura della cuffia e rotatori, anche una cranioplastica artroscopia come gesto accessorio. Le tecniche sono le più comuni, questa è la più conosciuta. Questo è il cutting block technique, ma non è questo il nostro discutere di questo. Quello che è interessante capire è come c'è stata e come è stata l'evoluzione della cranioplastica negli anni. Dal 1980 al 2005, con l'avvento dell'artroscopia, c'è stato un incremento indiscriminato, come sempre nelle novità, di acromionplastica. Si è passati da 3,3, come si vede, a 19 per 100.000 pazienti trattati. Ma in un lavoro successivo, dal 2004 al 2009, si è visto come la novità stava un po' passando e accanto a una diminuzione della frequenza della decompressione sottoacromiale, ci fu un incremento invece della riparazione artroscopica della cuffia dei rotatori. A ragione però della acromionplastica, c'era questo articolo che sosteneva come selezionando accuratamente i pazienti, si poteva dire che la decompressione subacromiale fosse ancora valida. Altri invece sostenevano che attraverso dei specifici esercizi di fisioterapia si potesse ottenere lo stesso medesimo risultato. Quindi già all'inizio abbastanza discrepanza di opinione. Nel 2012, infatti, questo lavoro, che è una review sistematica, dice che fondamentalmente non vi è nessuna differenza fra i pazienti trattati in artroscopia per rottura di cuffia che siano trattati con acromioplastica o senza l'acromioplastica. E nel 2021 un altro articolo viene a confermare quanto appena detta. La stessa Maristella Saccomanno, in questo articolo del 21, scrive come molti studi sono contrastanti nel sì o nel no, e che se dobbiamo confutare questa pratica comune della cranioplastica, probabilmente serviranno molti altri studi. Quindi la cranioplastica si fa o non si fa? Ma si dovrebbe fare, si doveva fare, si dovrebbe fare. Parlo del condizionale perché io sinceramente non sono arrivato alla soluzione. Quando c'è una sindrome da conflitto resistente a un trattamento conservativo, così è stato detto, in un gesto da associare alla riparazione della cuffia dei rotatori, quando c'è un'evidenza artroscopica e clinica di conflitto, o se è giustificata per ampliare lo spazio chirurgico nella V-chair position. Quanto? Beh, una cranioplastica anteriore limitata e decomprimere senza essere causa di traslazione della testa omerale. Ma allora a questo punto nasceva un altro problema, cioè il rilascio dei fattori di crescita legati alla procedura di acromionplastica, e si vedeva come, in questo articolo, l'applicazione esterna di PRP poteva aiutare la rivascolarizzazione e l'aggiunzione dei tendini. Così in quest'altro articolo del 2019 si va a studiare un po' se effettivamente l'acromionplastica non è mai indicata durante una riparazione della rottura della cuffia rotatori. Sicuramente lo studio dice che è utile per la dispersione in situ di growth factor, cioè di fattori di crescita.
ma nello stesso tempo l'articolo dice che i risultati sono trascurabili sia che venga eseguita sia che non venga eseguita la cranioplastica, a meno che non ci sia una shoulder critical shoulder angle in cui è dimostrata un'associazione maggiore di rottura di cuffia rotatori. Quindi, fino ad ecco, a questo momento, in tutti questi studi, vediamo che tutti dicono che c'è necessità di altri studi, ma nello stesso tempo dicono che la cranioplastica può essere usata in sicurezza e a discrezione del chirurgo, che si baserà e sui dati preoperatori e sui dati intraoperatori. Stessa cosa nel 2018, altro studio in cui si dice la stessa identica cosa. Ma nel 2022 ho trovato questo articolo, questi autori vanno un po' in controtendenza, dicendo che dopo 60 mesi di follow-up, la decompressione artroscopica dei pazienti con conflitto subacromiale sembra fornire risultati funzionali migliori rispetto a una terapia chirurgica con placebo. A questo punto viene fuori la confusione. Si fa o non si fa? Io, in maniera abbastanza plateale, vi scrivo soltanto: a voi la scelta. Se durante la discussione viene fuori l'esperienza di altri chirurghi o la vostra esperienza, ben venga per chiarire un po' se fare o non fare la cranioplastica. Vi ringrazio. Enrico, vogliamo Bene. commentare? Bellissima relazione su un tema ancora dibattuto. Enrico, il tuo atteggiamento qual è Difficile. sulla cromioplastica? Come Tu che hai tanta regola esperienza. non la faccio anche nella riparazione di cuffia, isolata praticamente non la faccio mai. E nella riparazione di cuffia, nella stragrande, diciamo il 90% o più, non la eseguo. Qualche volta vedi che lo spazio è stretto anche per il passaggio degli strumenti. In quelle occasioni mi limito a ritoccare, a rendere possibile un passaggio più agevole. Punto. Ok, abbiamo qualche domanda dal pubblico, qualche collega vuole fare qualche domanda o qualche osservazione? Angelo, il microfono. Il microfono, Angelo, non si sente. Buonasera a tutti. Allora, spero tutti bene. Allora, la domanda è a Massimiliano, ma anche a tutti i vari colleghi che vedo collegati. Ma per voi fa la differenza a un certo punto, se vi lasciate condizionare da un tendine da riparare post-traumatico o degenerativo nell'effettuare una cromioplastica? Mi spiego meglio. Paziente che arriva per una lesione di cuffia, traumatico, ha un uncino 3 di biliari, con quello che è definito la lesione a stampo, quindi che già di base in effetti c'è un frame sul versante. Cosa succede? Come ci comportiamo? Oppure degenerativo. Io, per esempio, per mia esperienza, il traumatico tendenzialmente non lo tocco la cromion, ma sul degenerativo magari ci inizio a riflettere. Volevo condividere questa mia esperienza con gli altri. Posso rispondere io intanto? Allora, io in questa piccola presentazione non ho voluto dare la mia personale esperienza soltanto perché mi pareva univoca e non è corretto, anche perché leggendo letteratura si vede chiaramente che c'è ancora parecchia confusione. Condivido con Enrico Gervasi che quando non c'è spazio o quando la situazione me lo richiede, vale la pena fare la cranioplastica, non sicuramente come gesto singolo. Condivido anche con te questa opinione, nel senso che una post-traumatica non c'è un risalimento progressivo alla testa dell'omero e quindi un'usura legata allo sfregamento, come si diceva un tempo, e la necessità di fare una cranioplastica.
ma ne viene di conseguenza, perché se c'è poco spazio vuol dire che qualcosa è successo a livello della cuffia, a livello delle strutture capsulari, e quindi va di ciò con forza che si è costretti a fare questo gesto accessorio, che io considero un gesto accessorio, non lo considero un gesto inutile, e 50%, 60% lo faccio ancora. Questa è la mia opinione adesso, che così, perché non volevo dare solo la mia opinione in questa relazione. Ecco, tutto qua. Ok. Allora, a questo punto, se non ci sono altri commenti, possiamo passare alla relazione successiva del nostro presidente del Comitato Spalla Angelo di Giunta. La relazione riguarda una relive sulla riparazione transtendinea. A te, Angelo, con grande piacere. Grazie, grazie Andrea, grazie Enrico, una buona serata di nuovo a tutti. Prima della relive, che praticamente Ah, nessuno. sono riuscito a fare una specie di cosa volante, con un cavetto di 10 centimetri, per cui va bene. Ok, grazie. Ciao, al Scusa, quarto punto. rizzo Ciao. il microfono. Cosa devo fare? Vado avanti? Ok, Procedi vado. pure. Va bene. Allora, prima di iniziare la riparazione transtendinea relive, credo che sia importante fare un attimino il punto della situazione e quindi considerare da un punto di vista epidemiologico che le lesioni parziali rappresentano tra il 13 e il 32% delle lesioni, e sono molto dipendenti anche dal paziente, e dall'età del paziente e dalla componente traumatica e degenerativa. Perché parliamo di traumatica? Perché se parliamo di paziente al di sotto dei 40 anni, parliamo prevalentemente che una lesione parziale praticamente ha di solito un'usura legato quasi sempre a un paziente che ha avuto una ripetizione del gesto atletico. Quindi stiamo parlando di pazienti con overhead, patologie da overhead. Quindi anche questi qua, però, se invece parliamo di pazienti al di sopra dei 40 anni, tendenzialmente parliamo di una patologia degenerativa, di lesioni degenerative, anche se lesioni piccole. Quindi, anche perché questo lavoro, per esempio, dell'87, anche se è vecchio, però rivisto anche poi successivamente nel 2003, ci fa vedere come atleti che sono stati valutati asintomatici, praticamente invece avevano una lesione intratendinea o lesione parziale del tendine sovraspinoso. Quindi non sempre magari questo tipo di atleti sanno di avere una lesione piccola, lesioni che sicuramente sono adesso da valutare. Perché da un punto di vista di classificazione, Elman è stato il primo che ci ha parlato di lesioni dal versante articolare, lesioni dal versante bursale e lesioni invece intratendinee. Sono lesioni che si devono andare a cercare, si devono comprendere. Adesso valuteremo anche successivamente come. Lo stesso Elman poi ha anche dato delle stadiazioni sulla distanza di quanto si approfondiscono questo tipo di lesioni stesso. Machi in effetti ci ha dato poi dopo un approfondimento maggiore è stato Snyder nel 2003. Qualcosa come 20 anni fa, però già ci ha chiarito tutta una situazione. Noi sappiamo che Snyder ha fatto un'analisi molto precisa e dettagliata su tutti questi pazienti overhead, ci ha fatto comprendere esattamente quanto il conflitto postero, inizialmente il conflitto postero superiore denominato da Walsh nel tempo ha determinato in questi pazienti un'alterazione quindi è dell'area bicipitale e di questo sovraspinoso che naviga e quindi crea sempre di più un conflitto, a maggior ragione spinto da dietro da magari una capsulite posteriore. Comunque, in ogni caso, lui ha fatto una classificazione dicendo che il grado 3 e il grado 4 tendenzialmente sono quelle da trattare artroscopicamente. La diagnosi sappiamo che viene fatta con positività dei test su cuffia, anche i test bicipitali sono.
sono positivi e già l'arco di movimento è lievemente ridotto. Da un punto di vista di imaging, sì, sicuramente l'ecografia ci aiuta, ma come sappiamo qui l'ecografista deve essere accanto a noi sempre costanti o addirittura, come nel caso del nostro vicepresidente Andrea Lisai, essere talmente esperti da poterlo fare e utilizzare l'ecografo quasi come un fonendoscopio, quindi sapere bene che cosa ti stai andando a cercare per vederti tu stesso le immagini. Però sicuramente una risonanza convenzionale cosa ci dà? Ci dà un primum movens, ci fa capire se effettivamente, per esempio, ci può essere un danno sul versante bursale, mentre più difficilmente è valutabile sul versante articolare. Perché? Perché a quel punto dobbiamo fare un approfondimento di secondo livello e andarci a vedere una risonanza, un altro RMN, perché il mezzo di contrasto in quel caso sarà determinante nel comprendere quanto la lesione può essere intratendinea, subacromiale o intraarticolare. Quindi, tra l'altro, lì possiamo anche comprendere bene qual è la lesione e determinarla proprio nello spazio. Come vedete, questa qua è una lesione di alto grado del sovraspinoso solo sul versante articolare e non scende, non oltrepassa il versante subacromiale. Ma la risonanza con mezzo di contrasto è altrettanto importante anche per determinare questo nuovo tipo di lesioni che sono le novel lesion. La risonanza perché ci fa vedere delle lesioni che magari a volte, se non fatte con un'artroscopia attenta, possono anche passare misconosciute. Sono le lesioni del versante articolare del sottospinoso e che paradossalmente sono molto sintomatiche. Andando avanti, sicuramente un'altra cosa importante da fare scusate perché ho eccolo qua, sì. È stato visto, per esempio, come le lesioni inizialmente si pensava che da lesione parziale passasse in maniera molto veloce. Nell'arco addirittura di pochi anni, di 1,1 anno. Dal 28% di lesione parziale fino ad arrivare addirittura a una lesione completa, che cosa che poi è stata contraddetta in un recente articolo, perché in effetti dice: guardate che facendo una valutazione in una lesione parziale, prima che arrivi a una lesione totale, passa un bel po' di tempo e bisogna prevalentemente seguirla e comunque anche la sintomatologia va avanti. Ma quelle che sicuramente sono da attenzionare, al di là delle lesioni subacromiali, sono le pasta lesion, parzia, la bulcia su sovraspinoso articolar tendono, quindi quelle che interessano la parte articolare, e lì sicuramente abbiamo possibilità di poterle gestire in maniera importante. Le lesioni parziali, le pasta lesion sono trattate in una fase che va al di sotto del 30% di lesione del tendine con un debride e una semplice decompressione, è stato visto in letteratura. Tra il 30 e il 70% con una riparazione transtendinea, quella che vi farò vedere successivamente. Oltre il 70% bisogna considerare di rompere anche quel minimo velo di cipolla rimasto e andare avanti. Invece, per quanto riguarda ed è esattamente questa qua. Adesso andiamo a capire effettivamente, un attimo solo, spero che parti il video esattamente in questa live. Andiamo a vedere dal versante articolare questa lesione lì dentro, facendo un accesso dal portale laterale. Si vede che effettivamente è rimasto pochino, però che interessa prevalentemente il versante articolare. Quindi, facendo l'accesso antero superiore con il nostro shaver, andiamo a pulirci. Vedete come l'area del cable si è indebolita? Lì praticamente già c'è una sofferenza importante. Quindi quello che è la forza della versante capsulare del tendine sovraspinoso e quindi articolare prevalentemente viene a mancare. E allora a questo punto è opportuno, senza dover fare grandi aperture, cruentare bene la zona e laddove al limite tra il footprint e la cartilagine mettere un qualsiasi tipo di ancora e quindi passare attraverso il portale laterale
Due di questi fili possono essere anche tre, i fili, dipendentemente dal tipo di lesione, sul versante antero superiore. Questa è una tecnica che utilizziamo facilmente perché, tra l'altro, come vedete, il primo passaggio è un passaggio attraverso un ago per via transcutanea, e passare un PDS o uno shutter relay, comunque, che diventerà un filo trascinatore. Questo ci permetterà di passare uno dei due fili e capire esattamente dove voglio metterli. In questo caso sono sulla parte anteriore, quasi a ridosso della culla bicipitale, sulla parte anteriore del tendine sovraspinoso. Passandomi il mio PDS, in questo caso, me lo utilizzo come filo trascinatore per passare uno dei due fili dal versante anteriore. A quel punto, come si vede da questo passaggio, praticamente lo trascino sul versante borsale, e quindi già ho dato una prima sutura anteriore. In questo caso ripeteremo la stessa cosa anche per il secondo passaggio, che però sarà un po' più mediale. Perché un po' di più mediale? Perché in questo caso specifico farò una sutura tipo Mason Allen. Una sutura che mi permetterà di poter abbracciare e reinserire in maniera precisa laddove era già il tendine sovraspinoso, avendo già frequentato l'area di lesione, la piccola area di lesione. Quindi stesso passaggio anteriore, passo con il nostro PDS, mi trascino il filo, in questo caso opposto, quindi il bianco-azzurro. E poi per ultimo lo completo passando nel versante più posteriore con la terza col terzo passaggio, come vedete in questo caso specifico. Quindi posso realizzare una Mason Allen o una sutura semplice, quello che si vuole, semplicemente facendo un passaggio transtendineo o comunque percutaneo. In questa maniera vedete la composizione sul versante articolare com'è. A quel punto passo sul versante subacromiale, mi faccio la mia borsectomia e mi ritiro i tendini, i fili. Logicamente, inizialmente tirerò i due fili blu, che in questo caso sono quelli che passeranno in orizzontale, e mi vado a stabilizzare, a annodare bene il tendine, andando a suturare in maniera, come dicevo, orizzontale. E quindi appiattendo il tendine su quella stessa area. Una volta passato questo, andrò sull'altro, che invece in verticale mi andrà a stabilizzare, facendo come contrariamente a quello che faccio di solito, e quindi facendo il posto non sul versante articolare, ma su quello subacromiale. Come vedete, questa è la visione intraarticolare del risultato finale. Ora, in tutto questo dobbiamo considerare che c'è anche la biologia, quindi riparare a volte una sutura transtendinea, ci sono alcuni che, per quanto controversa la cosa, possono anche prendere in considerazione anche PRP o sistemi o cellule staminali o altro. Lì, come sappiamo, la combinazione tra terapia del collageno e PRP è ancora purtroppo un discorso abbastanza controverso. O altra cosa che si può fare, per esempio, è dei sistemi tipo patch bioinduttivi di collagene tipo 1, che possono non avere nessuna azione meccanica, ma solo ed esclusivamente un'azione di supporto biologico alla sutura stessa. Anche lì l'evidenza non è al 100%, bisogna sapersi gestire anche il tipo di sutura, perché i risultati clinici possono essere soddisfacenti, ma pur sempre non c'è la situazione, cioè la risposta è un po' controversa e quindi abbiamo ancora dei grandi dubbi. Questo è per quanto riguarda le lesioni parziali. Per quanto mi riguarda, ho terminato e spero di essere stato chiaro nell'avervi fatto vedere questa tecnica chirurgica e quindi spiegato le lesioni parziali. Bene, io penso che sei stato così esaustivo che
possiamo passare se a discutere poi alla fine e alla relazione adesso di Francesco Scardino. Ecco, vi avviso che ho un problema al computer, ancora riesco a essere collegato forse per un'oretta, ma non si ricarica, per cui ho provato anche con un secondo caricabatterie. Non vorrei, ma ok, incrocio le dita. Grazie. Ok, vado. Sì, Mi sentite? Francesco. Sì, ok, buonasera a tutti. Cercherò di parlare rapidamente delle patologie del sottoscapolare che hanno una prevalenza tra il 27 e il 30% in tutte le artroscopie di spalla e tra il 49 e il 59% in chirurgia artroscopica della cuffia rotatoria. Quelle isolate coinvolgono il 10% dei pazienti con lesione appunto della cuffia rotatoria. Spesso queste patologie sono associate a patologie del capo lungo del bicipite. Ora, è importante visualizzare, avere un quadro anatomico del sottoscapolare, che è un grosso tendine posto nella fossa del sottoscapolare, che si porta alla piccola tuberosità e alla metafisi dell'omero prossimale, con un'impronta tendinea sull'omero di circa 2,5 cm. Dal punto di vista biomeccanico, è un tendine molto importante perché. Scusatemi, mi sono perso. Intanto entra a far parte della doccia di scorrimento del capo lungo del bicipite, quindi la pulle, insieme al legamento glenomerale superiore e al legamento coracomerale, e dal punto di vista biomeccanico fornisce il 50% della forza totale della cuffia dei rotatori ed è il muscolo più forte della cuffia. Entra a far parte del bilanciamento delle coppie di forza dell'articolazione glenomerale, controbilanciando nel piano coronale la forza del deltoide e in quello trasversale l'infraspinato e il teres minore. Negli anni abbiamo visto molte classificazioni, quella che probabilmente utilizziamo di più ad oggi è quella di La Fosse, che lo suddivide in cinque tipi, parziali a carico del terzo superiore, complete a carico complete a carico del terzo superiore, due terzi superiori, oppure abbiamo lesioni complete da tipo 4 con una testa centrata e complete con testa subbussata anteriormente e infiltrazione grassa che è da tipo 5. Allora, le cause sono tante, abbiamo sia le degenerative che le traumatiche e poi tutte quelle prodotte da strutture anatomiche vicinori al tendine del sottoscapolare, che devono essere prese in considerazione. Le degenerative hanno dei fattori predisponenti come fumo, età, artrite, diabete, microtraumi, anche farmaci, li conosciamo tutti. Portano a una variazione del rapporto tra collagene tipo 1 e tipo 3, con un deterioramento strutturale che è caratterizzato da una degenerazione mixoide della struttura tendinea. Quelle traumatiche sono caratteristiche dei giovani atleti per traumi in iperestensione forzata o in abduzione ed extrarotazione. Poi Burkhardt ha studiato il conflitto coracoideo. Prodotto da una coracoide prominente con uno spazio subcoracoideo inferiore ai 6 mm, che produce un effetto roller ringer, strizzatore, praticamente completamente diverso da quello che è il conflitto subacromiale. Qui abbiamo una trazione sulle fibre della faccia inferiore del sottoscapolare e una compressione su quelle della faccia superiore, che porta appunto a rottura il tendine stesso. Abbiamo anche un'abrasione da parte del legamento glenomerale medio per un legamento cordonoso o un Buford complex che produce una lesione SAM, una lesione proprio da taglio quasi del legamento glenomerale medio sul sottoscapolare, visibile in intrarotazione, si vede proprio il legamento glenomerale medio che taglia il sottoscapolare. Le lesioni, l'instabilità del capo lungo del bicipite è una delle cause più importanti, e quindi una lesione della pulle fa perdere stabilità al capo lungo del bicipite che poi si porta verso il sottoscapolare scollandolo proprio dalla piccola tuberosità. Fare esattamente il contrario.
Come? Hai il coraggio di ognuno di noi di presentare. Io farò dire al... Prendiamo i microfoni. Allora, il quadro clinico è caratterizzato da un dolore anteriore, un deficit in abduzione ed intrarotazione, una intrarotazione passiva contro resistenza dolorosa o una extrarotazione aumentata nelle lesioni complete. La diagnostica clinica si avvale di molti test speciali, il BRAG, il Belli-Presti, il Lift-Off con tutte le loro varianti che tutti conosciamo. Dobbiamo però puntualizzare il fatto che la maggior probabilità che una lesione interessi il sottoscapolare è data dal BRAG, che ha una specificità del 100%. Poi vado velocemente, la diagnosi strumentale è rappresentata dal gold standard, cioè dato dalla risonanza magnetica anche senza mezzo di contrasto. L'ecografia può essere d'aiuto, ma è una metodica operatore dipendente, e l'RX ci può dare può mettere in evidenza delle dislocazioni anteriori della testa omerale in caso di dolore, di rottura completa. La diagnostica artroscopica, invece, come dicevo prima, deve considerare sia le strutture vicinori, come la pullei, che può determinare una instabilità del capo lungo del bicipite, o una coracoide prominente. Un segno invece molto importante è il comma sign, che è un arco a forma di virgola, che non è altro che un residuo del legamento glenomerale superiore del legamento coracomerale, che rimane adeso al bordo laterale del sottoscapolare, che è quello che poi tutti quanti ricerchiamo per recuperare il sottoscapolare e riancorarlo. Le lesioni pure ed isolate del sottoscapolare, per quanto riguarda le indicazioni chirurgiche, vanno riparate, specialmente e soprattutto nelle lesioni complete, intendo, nel più breve tempo possibile per evitare retrazioni e aderenze. La tecnica che preferisco utilizzare è la tecnica transtendinea, posizionando un'ancoretta sul footprint del sottoscapolare, passando i fili, portando i fili verso il corpo del sottoscapolare e passando con un altro piercing, un uncino di Lafosse, attraverso il corpo del tendine, recuperando i fili attraverso il corpo stesso, per poi annodare tutto e riparare il tendine. Per quanto riguarda l'abrasione delle indicazioni chirurgiche dell'abrasione dal legamento glenomerale medio, il trattamento è la resezione di questo legamento, però in assenza di instabilità preesistenti e dopo una sicura identificazione della lesione, artroscopicamente parlando. L'instabilità del capo lungo del bicipite si tratta tramite tenotomia o tenodesi del capo lungo, perché qualsiasi riparazione del sottoscapolare lasciando un capolungo instabile viene vanificata. E in ultimo il conflitto coracoideo, che se in presenza di sintomi con uno spazio subcoracoideo inferiore ai 6 mm deve essere trattato mediante abrasione della coracoide e una lisi delle aderenze. Qual è il messaggio? Quindi le lesioni del sottoscapolare vanno trattate nel più breve tempo possibile per evitare retrazioni e aderenze. E vanno però valutate attentamente tutte le strutture anatomiche che possono essere responsabili di questa lesione, come la pullei, il legamento glenomerale medio, la coracoide e la capsula articolare. Ok. Bella presentazione. Ciao, bella presentazione. Direi che ecco. Se siamo d'accordo, Andrea, possiamo magari vedere di fare le domande attorno all'insufficienza antero-superiore o anteriore, dopo aver ascoltato anche cosa ci dicono gli amici che presentano transfer e i vari altri trattamenti. Sono assolutamente d'accordo. Okay. Quindi lasciamo la parola a Matthew Giordano, che ci parla del trattamento delle lesioni massive della cuffia rotatoria. Ciao Matthew. Matthew. Ciao a tutti. Ciao. Mi sentite? Ciao a tutti. Vuoi riuscire a vedere la mia relazione? Sì.
Ok, io ho qualcosa in mezzo, non riesco a spostarlo, perché voi vedete la mia relazione, ma io non la vedo, non riesco a inquadrarla perché ho delle cose. Noi vediamo la presentazione per bene, dottor Giordano. Sì, il problema sono ho una finestra che mi impedisce di vederla completamente a me. Però, insomma, cercherò di fare uno slalom. Ok, allora, parlerò del trattamento delle lesioni massive della cuffia e dei rotatori. Chiedo come si fa ad andare avanti. Clicchi sulla relazione e poi con i tasti, con le frecce. Ok. Definizione di lesioni massive. Una lesione che coinvolge completa, che coinvolge almeno due dei tendini della cuffia, quindi coinvolge sempre il sovraspinoso, può essere antero superiore se è associato a una lesione completa del sottoscapolare, postero superiore se è associato a una lesione completa del sottospinoso, antero supero posteriore se coinvolge tutti e tre. E mettiamoci d'accordo, parliamo di lesioni riparabili. Quindi non parlerò delle lesioni irreparabili. Questo avviene quando si ha una riduzione completa del tendine all'osso, quando è possibile la sua mobilizzazione, quando la qualità del tendine lo permette e quando la atrofia degenerazione grassa del tendine non è eccessiva. Quindi non parlerò di quello che si fa nelle lesioni irreparabili, ossia suture selettive, transfers, ricostruzioni superiori della capsula, balloon, protesi inverse. Le lesioni, delle premesse, le lesioni isolate del sovraspinoso vanno sempre operate, non sempre, specialmente se il paziente non fa attività ripetute al di sopra della testa, se ha un'adeguata cinghia anteriore e posteriore. Vi è letteratura che supporta la non chirurgia in lesioni e in determinati pazienti in lesioni isolate del sovraspinoso. Ovviamente non tutte le lesioni complete, non tutte le lesioni massive vanno sempre operate, ricordiamoci che questo dipende da sintomi e richieste funzionali. Se il movimento attivo e passivo sono complete, se la spalla è indolente, onestamente nessuna chirurgia può migliorare tale situazione. L'importante è che vi sia una centratura della testa e che sia bilanciata. Qual è il problema delle lesioni maschile? È il decentramento della testa, ossia un escape anteriore oppure posteriore che sono meno tollerate e questo è più correlato alla sua migrazione superiore, ovviamente alla dimensione della lesione della cuffia e sono anche più sintomatiche. Come riconoscerlo? Il nostro esame obiettivo che deve confermare delle leve mancanti, deve cercare altre fonti di dolore come il capolungo bicipitale o la cromioplastica ed escludere patologie cervicali. L'imaging, possibilmente ad alto campo, la risonanza è fondamentale ad alto campo, questo ci dà informazioni su retrazioni, qualità dei tendini, grado di flux, la radiografia è molto utile, l'abbiamo visto anche nel nostro consenso sulla cuffia, una distanza al di sotto dei 7 mm è un indice di scarsa riparabilità. La riparabilità ce lo può dire anche la clinica, quindi una atrofia della fossa del sottospinoso è indice di una scarsa riparabilità e ovviamente dobbiamo guardare tutto quello che abbiamo detto prima. Partendo dalle anterosuperiori, parliamo quindi delle lesioni del sovraspinoso associate al sottoscapolare che, come abbiamo visto prima, è il tendine più robusto della cuffia. Questo ce lo può indicare la clinica con i test che abbiamo visto prima. La risonanza può essere anche importante perché oltre a confermare una lesione del sottoscapolare, la sua retrazione, ci può anche dare indicazioni sulla un'eventuale lussazione mediale del capolungo bicipitale che spesso è molto dolente. La strategia la guardiamo da posteriore, utilizziamo l'accesso anteriore come portale di lavoro e usiamo quello di servizio attraverso il sovraspinoso. Attacchiamo il nostro capolungo bicipitale come vogliamo con una tenotomia, una tenodesi, poi è molto importante, come abbiamo visto prima, la sua mobilizzazione, dobbiamo aggrappare il tendine, cercare di liberarlo il più possibile, specialmente nella sua porzione profonda, che è quella più salva. Poi facciamo la nostra riparazione con ancore e successivamente ripariamo il sovraspinoso e su questo cerchiamo sempre di conservare il coma tissue che oltre ad agevolare la riduzione del sottoscapolare aiuta anche a mantenere un'adeguata tensione sul sovraspinoso. Partiamo dalle lesioni postero superiori e anche qui la clinica ci aiuta.
la risonanza anch'esso fondamentale, anche se qui possiamo essere più ingannati per quanto riguarda una cervicobrachialgia oppure una neuropatia del sovraspinoso. Quindi forse un esame elettromiografico ci può aiutare, e nel forte sospetto di una neuropatia del nervo sovrascapolare, un test con anestetico. Anche qui la strategia è visualizzare da laterale, sempre, mobilizzare da anteriore non laterale, liberare il più possibile, riconoscere lo strato profondo e riparare da posteriore ad anteriore. Una cosa importante in queste lesioni è la delaminazione del sovraspinoso, che è sempre presente. È molto importante riconoscerlo e ripararla indipendentemente, quindi o con un'ancora indipendente oppure con un filo indipendente dell'ancora che utilizzeremo posteriormente. La convergenza dei margini è molto importante perché aiuta a ridurre le forze sulla riparazione e accompagnare la riduzione della lesione. Negli anni non è stato dimostrabile una utilità clinica vera e propria, ma studi biomeccanici hanno sicuramente dimostrato una riduzione delle forze sulla riparazione e sulla dimensione della lesione stessa. A volte, quando ripariamo massivamente, ci capita questo dog ear, che sarebbe un distacco parziale e protrusione del tendine dopo che l'abbiamo suturato. In passato, onestamente, mi accanivo. Park ha studiato 99 pazienti e, confrontando 46 con dog ear e 53 senza, ha visto che non vi è alcuna differenza in termini di risonanza, PROMS, Constant Score, e ha ritrovato 4 rotture per gruppo. Quindi, se ce lo ritroviamo, possiamo probabilmente, siamo anche giustificati a lasciarla così. Double row, pro e contro, sicuramente un pareggio. Ci sono lavori che dicono che è clinicamente superiore, lavori che dicono che è indifferente rispetto al single row. Sicuramente il double row ha meno rirotture, ma i costi sono uno svantaggio, sono i costi, e con il nostro sistema sanitario nazionale spesso non riusciamo a sostenere questi costi. Il transosseo ha dei potenziali vantaggi: un maggior contatto osso su tendine, quindi riproduce il footprint, una maggior compressione, maggior potenzialità quindi di guarigione, minor distacchi del medial row rispetto al double row, minori costi, non è detto, ho messo un punto interrogativo, ha degli svantaggi, è tecnicamente più difficile, ha un'alta curva d'apprendimento e onestamente le ancore funzionano. Il PRP ha dei potenziali vantaggi, grandi promesse, la letteratura supporta il suo utilizzo potenziale, ha degli svantaggi, studi clinici ad alta qualità sono deficitari, ha dei costi e potrebbe anche illudere sia il paziente che il chirurgo su una potenzialità maggiore di guarigione, quindi come si suol dire, una sicumela. Il processo di guarigione di un tendine è una cosa abbastanza complessa nei dosaggi e nel tempo, quindi staremo a vedere. Invece, l'utilizzo del patch, specialmente le lesioni postero-superiori, ha dei vantaggi con risultati promettenti: ha una stabilità primaria presente ma minima, ma una stabilità secondaria maggiore. Parliamo di lesioni riparabili, una letteratura sempre più favorevole. Gli svantaggi sono i costi, curva di apprendimento e una tecnicamente non è semplice. Quindi, concludendo, le lesioni massive decentrate sono meno tollerate, la sutura artroscopica con ancore è ancora il gold standard, i principi di mobilizzazione devono essere sempre scrupolosamente seguiti, tra le migliorie probabilmente la più promettente è l'augmentation. Grazie. Bene, grazie a te. E adesso chiediamo ad Alfonso Romano che ci dica quando non riusciamo a riparare tutto, se c'è qualcosa che dal punto di vista biomeccanico ci aiuta. Quindi parla Alfonso sulla riparazione funzionale. Grazie Alfonso. Buonasera a tutti, è sempre un piacere incontrarvi per queste cose amene. No. Ok, allora io vi parlerò, innanzitutto mi ascoltate, mi sentite o sto parlando da solo? Datemi conferma. Stai parlando con tutti. Ok, perfetto. Allora, ci siamo. Ok, io vi parlerò come
come detto, della riparazione funzionale nelle lesioni massive della cuffia dei rotatori. Quando siamo nell'impossibilità, come ha già detto Meteo, di riportare la cuffia nel suo footprint originale, come abbiamo due possibilità: quello di traslare verso la linea mediana la porzione residuo di cuffia, oppure di andare a sacrificare una porzione cartilaginea, quindi medializzare il footprint della nostra lesione. Le indicazioni sono indicazioni legate a quello che non si può fare, nel senso che un paziente che è over 65 per 70 con una lesione massiva irreparabile, con una spalla pseudoparalitica, gli diamo un'indicazione a una protesi. Lesioni massive in giovane in cui sottoscapolare integro, facciamo un transfer, non c'è omartrosi, non c'è nulla di questo, dobbiamo cercare una riparazione funzionale. Come capire se una cuffia è irreparabile? Ovviamente criteri diagnostici, risonanza prima di tutto, anche se molte volte, come tutti ben sapete, ci troviamo in quelle situazioni in cui non è né carne né pesce, per cui poi è proprio l'atto chirurgico che ci indica se quella cuffia è riparabile o meno. Cito il lavoro di Roberto e di Enrico in questo senso, perché ci sono alcune algoritmi in cui tu, mischiando quello che è la clinica e la diagnostica, puoi dare più o meno dei criteri di riparabilità. Questo è un caso di un paziente di 53 anni che ha una spalla pseudoparalitica con una lesione di sovraspinato, sottospinato e terzo superiore del sottoscapolare. Vi farò vedere il video uscendo un attimo dalla relazione, perché ieri provandolo ci siamo resi conto che era sicuramente più fluido il video. Un attimo solo. Eccoci qua, portale posteriore, si vede l'ampia esposizione del footprint, la lesione completa del sottospinato e del sovraspinato e del sottoscapolare, che è completamente decalato in basso, il terzo superiore. Nella ricostruzione di queste lesioni, per me il primo punto è quello di andare a ricostruire quello che Matthew prima ha accennato, cioè la parte posteriore del cable, quindi andare a ricostruire, a ritirare su il sottoscapolare e a liberarlo da tutte le sue aderenze. Quindi la prima cosa che io faccio sempre è individuare l'intervallo dei rotatori, andare con il vaporizzatore a liberare tutte le aderenze fra il terzo superiore del sottoscapolare e la capsula articolare e l'intervallo, proprio per dare libertà al sottoscapolare, al terzo superiore del sottoscapolare. Ecco come appare quindi un sottoscapolare che inizia ad essere libero. A questo punto, un tempo io qua sacrificavo il cable, facevo cose inenarrabili per quello a cui siamo arrivati adesso. Ora invece assolutamente non tocco il comma, che mi serve insieme a trainare tutto quanto, quindi sia il sottoscapolare, il terzo superiore del sottoscapolare, sia l'inserzione del sovraspinato nella porzione originale dove appunto si inserisce. Infatti l'ancora che un tempo impiantavo anteriore al capo lungo del bicipite, la impianto posteriore al capo lungo del bicipite in questo tipo di lesioni del terzo superiore sottoscapolare con cuffia integra, e utilizzo delle ancore a tre fili, due ancore a tre fili, per ricostruire la porzione anteriore e la porzione posteriore della cuffia. La tecnica che uso è la seguente: un primo filo passa attraverso l'intervallo dei rotatori, un secondo filo, come in questo caso attraverso un penetrator, va a prendere la parte più anteromediale dell'inserzione del sottoscapolare e dello stesso comma. Andiamo a suturare, ad eseguire il primo nodo. Prima i nodi li facevo tutti alla fine, proprio per testare quello che riesco a ottenere semplicemente andando a fissare la prima parte del comma, praticamente sottoscapolare e inserzione del sovraspinato. E già dopo il primo punto vedete come è risalito tutto un po' più in alto. Il secondo punto lo utilizzo nella stessa maniera, questo è un video di 2-3 anni, adesso uso le ancore con fettucce, questa fettuccia che passa attraverso l'intervallo e l'altra che passa nella porzione più posteriore laterale del comma, e quindi sottoscapolare e sovraspinato, mi fa reinserire praticamente
la parte anteriore del cable. Uso come post ovviamente il tessuto il filo che è passato attraverso il tessuto e come loop quello che passa attraverso l'intervallo. Chiudo il tutto e mi trovo a questo punto a livello borsale. A livello borsale inizia quindi, dopo aver ristabilito la parte anteriore del cable, questo è un video in cui faccio vedere come è importante. Arriva una telefonata. Scusatemi, non era previsto. E libero la parte posteriore con lo shaver per andare a liberare tutta la parte, tutta la cuffia posteriore. A questo punto posso iniziare a trazionare il mio tessuto con la pinza da presa. Posso trazionare la parte posteriore, la parte mediale, la parte anteriore, proprio per cercare di capire come devo ridurre la cuffia dei rotatori. A questo punto posso impiantare la mia seconda ancora a tre fili. Con questa seconda ancora io avrò una da trattare, una lesione ovviamente molto più piccola, è una lesione che ha già un punto fermo anteriore già ricostruito con la prima ancora, il punto posteriore, diciamo l'inserzione del piccolo rotondo, parte dell'inserzione del sottospinato, e cercherò riuscire a fare una sutura, una reinserzione medializzata. Utilizzerò sempre un semplice penetrator in cui vado con dei punti semplici a prendere praticamente prima la porzione più posteriore della cuffia, poi la porzione più mediale e poi la porzione più anteriore. Il tutto per riportare quanto più vicino alla zona del footprint il nostro tendine da suturare. Quindi questo è il punto posteriore, questo è il punto mediale, e ora con un clever vado a prendermi la porzione più anteriore. In questo video faccio delle suture semplici. Io nel 90% dei casi utilizzo suture semplici, qualche volta faccio Mason Allen. In questi casi, quando sono molto retratte, molto poco elastiche, le suture semplici a me sembrano diano più scorrimento. Nel video ovviamente non vi ho fatto vedere quello che diceva meglio prima, cioè tutto lo scollamento dei tessuti in profondità, perché queste erano tendini molto retratti che all'inizio non venivano, e ora piano piano, come vedete, ritornano alla zona mediale del footprint, la zona di abrasione che abbiamo ottenuto all'inizio. Come vi ho detto prima, da un paio d'anni a questa parte non sto usando più le suture di questo tipo, ma sto usando le fettuccine, che sono cioè i fili, quelli là nastriformi, che sono, oltre a essere meno fastidiosi per le nostre mani, mi sembrano anche meno aggressivi sul tendine. In questo caso appunto ho suturo prima la porzione anteriore, ho fatto ho passato i fili da posteriore a anteriore, quindi in senso orario, ora li vado a richiudere in senso antiorario, quindi ho passato i fili posteriore, medio, anteriore, ora sto risuturando anteriore, medio e posteriore, per non avere mai due capi nella stessa cannula. Io sto vedendo il laterale, una cannula anteriore e una posteriore, e ora vado a richiudere l'ultima sutura, quindi il loop, e quindi richiudo la parte più posteriore della cuffia. Finito questo lavoro di chiusura, anche qui da qualche anno, nelle suture, in questi tipi di suture medializzate, tutte quelle di suture in cui io trovo che ci sia un'eccessiva frazione nei confronti del tessuto, vado a posizionare anche un balloon, uno spacer, come indicato dalla FOS, non per sostituirci all'azione della cuffia dei rotatori, ma per dare una sorta di protezione alla sutura nei primi mesi della sua vita. E quindi, come vedete in questo video, nella parte finale del video, andiamo a posizionare con la cannula del balloon, andiamo a posizionare il nostro balloon, che va proprio a interporsi fra l'acromion e la nostra cuffia.
Ritorno un attimo alla, alla presentazione e ritorno alla presentazione, eccoci qua, e questo è quello che si vede, diciamo, nel, nella risonanza di controllo post-operatorio. Quindi è bello vedere come una cuffia medializzata fa vedere un trochite scoperto che può sembrare una rirottura, in realtà è semplicemente una cuffia medializzata. Questi radiologi lo devono conoscere, l'ancora mediale, il balloon. Questo è il terzo sottile del sottoscapolare che io spesso uso proprio come traslandolo dall'altra parte, proprio come nelle lesioni irreparabili, proprio per dare un aiuto al sovraspinato in questo tipo di lesione. Vedete l'ancora come è posizionata, il sottoscapolare come si muove, e l'obiettivo finale ovviamente è ripristinare una cinematica articolare stabile attraverso il bilanciamento di forze di coppie sia su un piano assiale che sagittale. Questo ci consente un risultato sicuramente eccellente. Vi ringrazio, spero. Grazie. Ma io, mentre parlavo, non so come è arrivata una telefonata di mia moglie tramite web, quindi non so se l'avete anche voi. Io tutti i cellulari, non so come faceva ad arrivare, quindi ho perso il video a un certo punto. Beh, Alfonso, ma sta bonca era la moglie, ma sta bonca era la moglie. Esatto, sì, ma non riuscivo neanche a moglie. Mi arrivava sul... Non ti preoccupare, perché l'ho giustificato io, stai sereno. Quindi gli ho chiamato io e gli ho detto che eri in videoconferenza. Quindi no, sei... Non mi è mai successo che il telefono era spento, mi arrivava questa... Alfonso, no. Comunque, Alfonso, registrare tutti col nome della moglie è un trucco che ha sempre funzionato. Ecco, voglio dirti, no, non c'è lui. A un certo punto non sapevo cosa fare. Parlavo, non so se voi mi ascoltavate, mi uscivano messaggi strani sopra al... ti vuoi disconnettere dalla ho detto sto parlando io solo, vabbè. Okay, vabbè. Ma non ci deludere, non dirci che era tua moglie, dai, ci cade un mito. Comunque non erano messaggi strani. Poi non sentivate l'audio, si sentiva... Vabbè, comunque Alfonso, nulla di irreparabile, mentre di irreparabili, di lesioni irreparabili postero superiori ci parlerà Roberto Castricidi, il transfer del gran dorsale e lower trapezius. Grazie Roberto. Buonasera a tutti, mi sentite? Benissimo. Sì. Perfetto. Allora, parleremo dell'utilizzo dei transfer nelle lesioni irreparabili di cuffia, quindi nelle lesioni massive, così come ci aveva definite prima Matteo, che non sono più riparabili, cioè tutte quelle lesioni che per dimensione e retrazione tendine non possono essere riparate direttamente a footprint. Ci sono dei parametri per stabilire a priori che una lesione è irreparabile, quindi la riduzione della distanza acromio-omerale, la retrazione tendine allo strato 3 di patte, la degenerazione grassa, quindi un grado 3-4 secondo cutalier o un grado 3 secondo fuchse, e un'atrofia muscolare un grado 3 secondo Tumazo. Come ci ha fatto vedere prima anche Alfonso, alcuni anni fa abbiamo messo a punto questa classificazione delle lesioni irreparabili di cuffia, perché spesso e volentieri in letteratura si fa tanta confusione su questo tipo di pazienti. Quindi questa classificazione, che si basa su criteri intraoperatori e di risonanza magnetica, in cui almeno un tendine deve essere irreparabile. Le lesioni tipo 1-2 più sono lesioni, ad esempio, in cui il sovraspinoso è irreparabile e il sottospinoso è riparabile. Quindi in questi casi possiamo fare una riparazione funzionale della cuffia oppure un SCR. Se invece abbiamo una lesione irreparabile sia del sopra che del sottospinoso, chiaramente una riparazione funzionale non si può fare, e in questo caso il transfer tendineo, in particolare del latissimo, è una delle opzioni chirurgiche che abbiamo a disposizione. I transfer tendineo vanno fatti essenzialmente in pazienti sintomatici. Questo è un classico paziente con una
con una riduzione dell'asse rotazione e dell'elevazione, come potete vedere, con agio persistente, con un'età inferiore ai 70 anni. Qui Enrico non è d'accordo con me, ma io, insomma, generalmente in pazienti over 70 preferisco una protesi inversa. Devono essere positivi i VAC sign. E questo è un quadro di immagine di un paziente che viene sottoposto a un transfer, quindi abbiamo una radiografia senza nessun segno di artrosi, una risonanza magnetica con un'atrofia muscolare del sovra e del sottospinoso, una risavita della testa umerale. Quindi, in conclusione, le indicazioni per un transfer del grande dorsale devono essere pazienti attivi, con lesioni massive post-superiori irreparabili della cuffia e rotatori sintomatiche, perché è chiaro, si può discutere che nel caso delle lesioni asintomatiche spesso i pazienti non vanno sottoposti a questo tipo di chirurgia. Il transfer del grande dorsale, sapete tutti, è stato ideato da Christian Gerber diversi decenni fa. In open, la mia esperienza con il transfer del grande dorsale si deve alla tecnica ideata dal nostro moderatore Enrico Gervasi. Lo scopo dell'intervento è quello di ripristinare la cinematica articolare attraverso il bilanciamento delle coppie di forze sia sul piano assiale che coronale. E questo sul piano coronale, abbassando la testa omerale, il transfer contrasta la forza ascensionale del deltoide, e sul piano assiale contrasta la forza dei rotatori interni attraverso un duplice meccanismo di rinforzo dei rotatori esterni residui, che è praticamente solo il piccolo rotondo, e una riduzione della forza dei rotatori interni in quanto spostiamo il grande dorsale come rotatore esterno. La tecnica chirurgica è ampiamente standardizzata, ogni incisione al pilastro posteriore dell'ascella di circa 5-6 cm, il tendine immediatamente sotto l'incisione viene distaccato dalla sua inserzione omerale, liberato distalmente in modo da dare una sufficiente elasticità e poter essere trasportato in articolazione. Questo è il passaggio tra il tricipite e il deltoide. E a livello con l'utilizzo di vari strumenti, questo nega modificato, portiamo in articolazione il nostro tendine, lo recuperiamo e lo fissiamo con due notches più anteriormente possibile, in modo da coprire tutto il trochite omerale. E questo ci permette un'ottima ricentratura della testa omerale. La nostra esperienza l'abbiamo pubblicata in alcuni lavori. Questo è un lavoro del 2016 in cui abbiamo valutato 86 pazienti e come potete vedere la consonant score è pressoché raddoppiata, quindi i risultati sono veramente ottimali di questo tipo della chirurgia con un miglioramento sia sul dolore che sia sul rome che sull'attività quotidiana. Deficitaria rimane comunque la forza, che rimane il limite di questo tipo di chirurgia. Un'alternativa all'attissimo è il overtrapezio, così come ce l'ha descritto Elassane qualche anno fa. Anche qui è una tecnica open, si distacca l'overtrapezio dalla spina della scapola. È un tendine molto corto che quindi necessita di un allograft, in questo caso un tendine di Achille che viene fissato sul trochite e viene imbastito sulle ventre muscolari dell'overtrapezius. Da un punto di vista biomeccanico, probabilmente l'overtrapezio ha la capacità di farci recuperare meglio l'estra rotazione rispetto al grande dorsale. Questo perché la sua origine è più craniale rispetto all'origine dell'altissimo e la linea di trazione dell'overtrapezio è quasi identica alla linea di trazione del tendine dell'infraspinato. In realtà, altri studi biomeccanici ci dimostrano che se noi inseriamo il latissimo in una posizione S5,
quindi molto anteriore, anche in questo caso riusciamo a recuperare una discreta extra-rotazione. E quindi questa è anche fondamentalmente la mia esperienza. Banalmente, confrontando i miei risultati con quelli della Sun, possiamo vedere come con il latissimo sia migliore il recupero dell'elevazione e con il lower trapezio è migliore il recupero della rotazione esterna. In conclusione, possiamo dire che le lesioni riparabili della cuffia e rotatori sono spesso patologie estremamente invalidanti che colpiscono pazienti giovani e lavoratori e quindi pertanto necessitano di un trattamento adeguato. Il transfer del latissimo dorso e dell'over trapezio rappresentano delle ottime soluzioni chirurgiche per questo selezionato gruppo di pazienti. La scelta di uno o dell'altro dipende, secondo me, dalle esigenze del paziente. Il latissimo dorso consente un recupero ottimale delle range of motion, in particolare dell'elevazione e dell'abduzione, probabilmente il lower trapezio favorisce maggiormente il recupero della rotazione esterna. Grazie dell'attenzione. Grazie a te Roberto. E adesso passiamo a transfer a favore del sottoscapolare che non ce la fa più. Biccio Campi ce ne parla Ciao. proponendo, ciao Biccio, ciao, proponendo Allora il. io, grazie Enrico, scusa, volevo dire che non tengo la telecamera perché ho paura di non avere una linea sufficiente. Per cui adesso io. Ok? Vedete la presentazione? No, però te la Bravo. puoi Benedetta, guardare. sono stato l'unico che non ti ha mandato d'accordo. Dimmi. No, qualcun altro non me l'ha mandata. Benedetta. Comunque, allora, io Sì. avevo mandato la condivisione. Brava. E mo che vedi? Clicca su. No, ma hai cliccato su condividi? Ecco, perfetto. Oh, certo, io certo. Ma tu lo vedi la mia presentazione? Ora la vediamo. Benissimo. Allora vado avanti, Vai, vai, molto vai. semplicemente. Grazie. Allora, avete visto adesso la seconda diapositiva irreparabile sul scapolare stair? Bene, vado avanti. What's up? Che succede? No, noi siamo ancora alla copertina, B. Dimmi, dimmi. Noi siamo ancora alla copertina. Qual è la copertina? Qual è? La prima diapositiva. Adesso? No, sempre ha fatto uno scatto. Ecco, ora siamo alla seconda. Ok, allora, prima Francesco Scordino vi ha parlato del ruolo del sottoscapolare, che è fondamentale ovviamente nel mantenere la coppia di forze ed è fondamentalissimo insieme al sottospinato, tant'è che, come diceva Alfonso Romano, noi nelle rotture irreparabili ci può bastare del sovraspinoso, per esempio, ci può bastare la sutura, diciamo, delle briglie anteriori e posteriori per fare funzionare una spalla, diciamo, senza dolore, magari senza tanta forza, però questo ci può servire. E naturalmente, sottoscapolare, essendo un nuotatore molto potente, ci previene anche problemi eventualmente di stabilità anteriore. Noi sappiamo che i pazienti che hanno spalle pseudoparalitiche. Allora, sappiamo inizialmente che se abbiamo una testa risalita, quindi c'è in una radiografia e quindi vediamo diciamo, una omero che tocca l'acromion, sappiamo che sicuramente almeno due tendini sono rotti di quella spalla della cuffia dei rotatori. Se ci mettiamo poi anche una parte di sottoscapolare, come diceva anche Alfonso Romano, la spalla diventa pseudoparalitica e questo ovviamente è molto importante. Quindi noi dobbiamo considerare a questo punto cosa fare per questi pazienti. Quindi quando un paziente avviene con dolore, con una deficit di interrotazione, con anche eventualmente un'instabilità anteriore, se c'è una
lesione irreparabile e soprattutto inveterata del sottoscapolare, e quindi avere una funzione, diciamo, non corretta della spalla, perché non funziona la cuffia dei rotatori quasi in totale, e avere, e voi lo vedete benissimo, se c'è una lesione sottoscapolare cronica o irreparabile, perché aumenta l'extrarotazione rispetto al controlaterale, perché non c'è più una briglia che la trattiene, e abbiamo i test che avete visto anche con Francesco precedentemente, come il lift-off, il Billy Press, e io uso in maniera particolare il Berhag, essere positivi appunto per studiare il sottoscapolare. Ora, avete visto prima nella presentazione precedente appunto sul sottoscapolare quanto questi test siano o specifici o sensibili, diciamo, per la lesione. Quindi io normalmente uso un mix di tutti questi test per farmi un'idea appunto sul sottoscapolare, se c'è un sottoscapolare completo, la parte superiore solo, la superiore e inferiore, per esempio, utilizzando, diciamo, un mix di questi test. Un secondo solo, ma cosa succede? Vedete la presentazione? Vedo che No, ora ogni tanto se ne vediamo. va. Ogni tanto, no, vedo che se ne va, ogni tanto se ne va. Comunque, noi sappiamo che per quanto riguarda lo studio, quello che a noi interessa in maniera particolare è uno studio tramite la risonanza magnetica, ovviamente la classica radiografia. Non vi parlo della classificazione, perché già Francesco Scordino ve ne ha parlato in particolare di quella di La Fos, mentre invece parliamo di cosa fare quando c'è una lesione irreparabile sottoscapolare, partendo ormai dal 1997, quando Charlie Rockwood e Michael Wirth descrissero proprio il transfer sia del pettorale, cioè del gran pettorale, quindi nella parte clavicolare, e passando al di sopra del tendine congiunto, e anche nella loro prima descrizione, addirittura il transfer del piccolo pettorale, sempre passando al di sopra del tendine congiunto. Noi, a un certo punto, forti di queste, diciamo, di questi lavori, e con la necessità di trattare il sottoscapolare nella sua lesione irreparabile, abbiamo fatto uno studio e pubblicato nel 2013 a questo punto, per verificare se effettivamente il transfer del piccolo pettorale fosse sufficiente per poter, diciamo, dare una stabilità alla spalla e soprattutto una funzione. E l'abbiamo fatto, ma con, diciamo, con l'indicazione di avere la parte inferiore del sottoscapolare, cioè quindi la parte muscolare, integra. E quindi abbiamo studiato, vedete, 21 pazienti, abbiamo fatto naturalmente l'SST, il Constant Score, e questi sono dati un pochino vecchi. Diciamo che comunque nelle conclusioni finali, diciamo, proseguiamo tutt'oggi a fare questo tipo di chirurgia con queste indicazioni, in particolare con la parte muscolare inferiore del sottoscapolare, diciamo, integra, con i risultati, direi, del tutto buoni. Vedete, quando c'è la fossa tipo grado 3, vedete comunque la parte superiore, noi utilizziamo, e comunque le nostre indicazioni sono per un piccolo pettorale. Quando invece c'è una lesione completa, ma senza una, diciamo, sublussazione fissa anteriore, quindi che è già un contatto, diciamo, della testa con la coracoide, eventualmente un gran pettorale. Vedete, questa è una risonanza magnetica dei pazienti, un esempio ovviamente della parte dei pazienti che noi abbiamo trattato nello studio, e vedete che c'era la parte superiore naturalmente degenerata con un'atrofia adiposa, e 14 di questi 21 pazienti addirittura avevano una spalla pseudoparalitica. Ci sono degli studi anatomici che noi ci siamo andati a vedere, per vedere anche quali erano le innervazioni della parte superiore e della parte inferiore. Questo per dire che queste due porzioni del sottoscapolare lavorano, non dico in maniera indipendente, ma lavorano con innervazioni diverse e anche con funzioni diverse. E in particolare la parte inferiore ha un'attività molto elevata durante l'elevazione, ed ha una
funzione anche di stabilizzazione anteriore e una forza con un vettore di forza ovviamente che spinge la testa dell'omero contro la glenoide appunto nella sua azione di depressione della testa omerale. Qui in questa diapositiva vedete alcuni studi proprio sull'elettromiografia che viene fatta nella parte superiore della parte inferiore, che sono comunque nei movimenti volontari, diciamo, lavorano in maniera differente e comunque in maniera sinergica, ovviamente, a tutto il resto del cingolo scapolare per fare in modo che queste nostre spalle funzionino in maniera adeguata. Veniamo quindi alla tecnica chirurgica che noi abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato un deltoideo pettorale normalmente, prima deltoideo pettorale classica, adesso facciamo quella, diciamo, modificata, tipo la Target, quindi quella che scende dalla coracoide, e diciamo in maniera verso il pilastro anteriore della ascella, e troviamo il nostro sottoscapolare retratto, prepariamo la piccola tuberosità e cerchiamo di recuperare la parte inferiore del sottoscapolare, quindi quella parte muscolare. A questo punto andiamo a isolare il piccolo pettorale dalla coracoide con un'osteotomia, cioè una piccola flake osteotomi noi facciamo della parte mediale della coracoide dove c'è l'inserzione del tendine. Questo il bony chip lo sappiamo, viene utilizzato anche nelle osteotomie, nella tenotomia del sottoscapolare nelle protesi, c'è chi lo fa sulla tenotomia, c'è chi fa il distacco del sottoscapolare con un bony chip, quindi una flake osteotomy, questo per evitare di usare per esempio il mesonallen, ma perché hai già uno stop da parte dell'osso e perché ci allunga un pochino anche il grafo, che a volte può non essere sufficiente ad arrivare al trochine. E spero si possa vedere a questo punto il filmato, non so se a scatti o meno, e a questo punto, una volta che noi passiamo al di sotto della coracoide, lo fissiamo o con ancore o con punti transossei o entrambe alla piccola tuberosità e possiamo verificare in intra e in extra rotazione se ci sono problemi di contatto con la coracoide o se fosse un muscolo un pochino grossino, anche di fare un pochino di overstuffing sui coracoidei, sul tendine congiunto. Ora vi farei vedere qualche filmato, sperando, ripeto, che non si veda a scatti. Vedete, questa è l'osteotomia della coracoide nella parte sua mediale, col distacco di tutta la parte del piccolo pettorale. Vedete questo com'è allungato. Qui sotto bisogna stare un pochino attentini e non andarci in maniera troppo allegra, perché comunque c'è la parte del plesso, l'arteria, insomma, ci sono strutture molto importanti e vedete come passa molto bene al di sopra, vedete anche lo schemino in alto a destra, come passa molto bene al di sotto del tendine congiunto. A questo punto, una volta che è stato suturato, ripeto, con ancore e con punti in transosso, vedete il movimento in intra e in extra rotazione. Naturalmente prima c'era anche una elevata e aumentata extra rotazione, adesso questa è un po' più limitata, ma vedete che comunque è molto ben elastica. A questo punto noi cosa facciamo? Manteniamo un tutore in leggera abduzione per 6 settimane, a 5 settimane cioè lo cominciamo un po' in ritardo, diciamo, perché abbiamo piacere che guarisca bene, soprattutto la parte dell'osso, e la rotazione esterna la cominciamo piuttosto tardi. E così anche gli esercizi attivi in acqua. Noi abbiamo fatto nello studio una follow-up a 2 anni, quindi a 24 mesi. E vedete quali sono i risultati? Sorprendenti, perché? Perché tutti i pazienti con la pseudoparalisi hanno recuperato. Il belly press si è negativizzato in una parte dei pazienti, vedete, e così il lift off, e sui 21 pazienti studiati. Questi sono i risultati del simple shoulder test, quindi l'aumento, no, della positività, del beneficio, diciamo, soggettivo, perché conoscete la scala e lo score dello simple shoulder test, e anche il CONSTA score direi che è notevolmente migliorato dal pre al post operatorio. Vedete i pazienti con pseudoparalisi, puntualizzerei questo fatto che in 14 casi con pseudoparalisi tutti i pazienti hanno recuperato una motilità attiva più che soddisfacente. A questo punto vedete il paziente come muove in maniera attiva, questo era uno dei pazienti con addirittura una parte di lift off, anche se devo dire il lift off fatto correttamente
dovrebbe essere un pelino più alto, comunque distacca e non ci sono problemi dell'interrotazione. A questo punto non abbiamo avuto problemi di complicanze neurovascolari per fortuna e comunque vi confermo che negli anni successivi ancora no. Pazienti con rigidità, casomai dovessero accadere, sono trattati con la riabilitazione, nel caso specifico, la riabilitazione che si era protratta per almeno 6 mesi. C'è stata una frattura di coracoide nelle prime fasi dove magari avevamo un chip un pochino maggiore o per difetti, cioè per rotazioni diverse magari della coracoide che ci possono essere in maniera, come dire, varianti anatomiche, ecco. Io fratture sinceramente poi successivamente non ne ho più viste e quindi questa parte di piccolo pettorale ci dà ovviamente degli ottimi risultati in senso di outcome e quindi nei pazienti che hanno solamente la parte superiore del sottoscapolare diciamo irreparabile abbiamo avuto e per noi ha una effetto importante. Vedete, c'è un ripristino della elevazione attiva e dell'abduzione anche in spalle pseudoparalitiche. È un pochino diverso il discorso del press e del lift off perché, come vedete in questi due schemi, poi ci parlerà, penso, Stefano Boschi dopo, cioè i vettori di forza sono decisamente diversi e soprattutto una cosa molto differente e quello che ci ha anche sorpreso è che comunque il piccolo pettorale viene dalla gabbia toracica e con la scapola, diciamo, c'entra poco, soprattutto con la funzione di intrarotatore che dovrebbe avere. Comunque, quello che a noi interessa dire è che è una procedura piuttosto semplice e bisogna stare un pochino attenti perché il plesso brachiale è molto vicino, l'avete visto, e soprattutto non aspettarsi, diciamo, dei risultati comparabili a quello che noi possiamo avere diciamo nella sutura diretta del sottoscapolare stesso. Quindi ha un effetto probabilmente tenodesimo, ma quello che noi interessa è quello di ripristinare, sebbene i vettori di forza siano diversi, la famosa coppia di forze che ci stabilizza la spalla e soprattutto ci dà un effetto di depressione della testa ammirale e di centramento nei confronti della gruppa. Quindi giovani pazienti attivi con una lesione irreparabile 2/3 superiore sottoscapolare, l'indicazione nostra è comunque ancora valida, nonostante siano passati 10 anni dalla pubblicazione di questa tecnica e di questo lavoro per un transfer del piccolo pettorale, nei pazienti invece che hanno tutto il sottoscapolare, ancora oggi io perlomeno faccio il transfer del gran pettorale. Questo è un paziente con una pseudoparalisi. Qui mi sono un pochino lanciato probabilmente a fare un qualcosa che non andava bene perché le indicazioni, diciamo, nelle linee guida, il transfer del gran pettorale su una spalla pseudoparalitica non è mai così consigliato. Vi ringrazio, spero che si sia visto tutto bene anche in filmati. Hai visto benissimo, Biccio, davvero tutto molto interessante anche perché è una chirurgia che Grazie. capita di vedere poche volte. Quindi grandi complimenti. E come dicevi tu, adesso passiamo al transfer del gran dorsale, ma per lesioni irreparabili del antero-posteriore, antero-superiore, scusate. Stefano Boschi, grazie Stefano. Perfetto. Ciao. Vedete la presentazione? No, Pronto? no. Allora, scusate un attimo allora. Perché non mi è riuscito. Ecco. Allora, condividi. Condividi schermo intero, perfetto. Condividi. Ok, Adesso dovreste vederla, perfetta. giusto? Sì, Benissimo. Allora, sei bello come il sole. perfetto. Allora, intanto ha già parlato Francesco Scordino e anche Vicio di quello che è il sottoscapolare. Mi interessa di tutto quello che è stato detto fino adesso, soprattutto puntuare l'accento sul fatto che è il più importante stabilizzatore dinamico anteriore della spalla. Abbiamo visto che ci possono essere varie lesioni, queste lesioni isolate, associate, e comunque in ogni caso tutto ciò crea una grave condizione invalidante
per dolore, disfunzione, soprattutto per un slittamento anteriore, un'instabilità anteriore della spalla che porta nel tempo a una degenerazione anche artrosica. Già quindi si diceva molti anni fa che anche in caso di grave degenerazione un effetto tenodesi, come ci ha fatto vedere Biccio in questo caso, è molto importante per cercare di ricreare quella coppia di forze per stabilizzare la spalla. Il trattamento artroscopico l'abbiamo visto fare in maniera molto brillante, secondo me deve essere sempre fatto. Abbiamo forse dato anche noi un contributo nel 2005 viaggiando per primi in questo spazio sotto coracoideo, che però viene molto utile negli ultimi anni sia nella latargia ma soprattutto anche nel transe del gran dorsale per queste lesioni irreparabili, perché si passa sempre in quella zona lì. Quindi quando le lesioni sono irreparabili cosa fare? Abbiamo visto che in caso di lesioni irreparabili ci sono tante soluzioni. Però secondo noi c'è ancora uno spazio per i transfer e quei pazienti attivi, motivati e che non hanno nessun segno artrosico, ovviamente come ha ben detto Biccio, in tutti quei pazienti in cui c'è una sono molto sintomatici. Volevo porre un attimo l'accento, visto che Biccio mi ha mandato un po' un assist, di cosa intendiamo bene per un transfer. Intendiamo intanto un trasferimento di un'inserzione tendina da una sede all'altro, con lo scopo di cercare di recuperare una funzione muscolare che è stata perduta. Questo perché sfruttiamo la capacità della corteccia cerebrale di adeguare l'attività del tendine alla nuova funzione in cui viene destinata. Questo perché il cervello conosce la funzione, ma non il singolo muscolo individuale. Ma non possiamo certo trasferire qualsiasi cosa, e soprattutto nei loco regionali dobbiamo seguire dei principi molto precisi. Dobbiamo innanzitutto non possiamo fare un transfer se abbiamo un'articolazione rigida. Dobbiamo, è qui che entrano in campo i vettori di forze e che poi ne parleremo in maniera un pochino più approfondita più avanti. Dobbiamo scegliere il muscolo che ha una forza idonea, che ha una capacità di scorrimento simile e che c'è un percorso più vicino a quello che è una linea retta, ovviamente con la lunghezza giusta per evitare danni sia nel sito donatore che sia nel sito ricevente. Abbiamo sentito Vicio che ci ha parlato di quelli che sono i transfer del piccolo pettorale o del grande pettorale, che sono quelli più usati. Noi devo dire che questi risultati così brillanti non li abbiamo avuti, soprattutto davanti a una tecnica abbastanza invasiva e soprattutto non standardizzabile. Poi il nostro amico El Hassan ha presentato un bellissimo lavoro e ci ha fatto vedere come il gran dorsale, che abbiamo visto come l'amico Castriccini ci ha fatto vedere in maniera brillante, utilizzato per le lesioni posterosuperiori, poteva venire a essere utilizzato anche per le lesioni irreparabili anterosuperiori della cuffia. E questo perché dobbiamo condividere, e ci ha spiegato anche anatomicamente alcune condivisioni. Intanto dobbiamo pensare, come abbiamo detto prima, che il trasferimento tendineo è una considerazione importante, è che noi dobbiamo portare un tendine che ha una linea di trazione simile a quella del muscolo che riceve. E quindi se noi ragioniamo che il sottoscapolare nasce dalla fossa del sottoscapolare che è nella parete posteriore del torace, lo stesso gran dorsale con tutte le sue inserzioni è un muscolo che ha queste linee di forza che sono similari, cosa che invece non è paragonabile con quelli che vengono dalla parte anteriore come sono i muscoli pettorali. Questo secondo me, per spiegare anche un po' quello che ci ha detto Biccio prima, può spiegare perché alcuni risultati possono non essere brillanti, proprio perché i vettori di forza anteriori non contrastano la spinta anteriore della spalla che tende a subussarsi anteriormente se sottoscapolare è completamente inefficiente. Anzi, essendo anteriori, potrebbero in questo caso peggiorare questa traslazione anteriore. Un altro vantaggio che ha questo trasferimento del gran dorsale è che noi possiamo trasferirlo sulla piccola tuberosità sia nella porzione superiore, sia nella porzione mediale e sia nella porzione inferiore. Chiaramente quando c'è una lesione molto importante, quindi che completa anche il sovraspinoso, quindi antero superiore della cuffia, la posizione migliore per noi, ma anche per tutti quelli che fanno questo tipo di chirurgia, è la porzione quasi vicino al footprint del sovraspinoso, quindi nella parte superiore e laterale del trochide. E questo ovviamente è anche la posizione in cui il nostro innesto, il nostro transfer, migliora sicuramente tutto quello che è la porzione di stabilità anteriore.
Si può fare l'intervento a cielo aperto, come ha fatto vedere benissimo Elassano, oppure si può fare artroscopicamente. Ovviamente noi preferiamo questa tecnica perché a nostro avviso è meno invasiva, non dobbiamo distaccare la coracoide, non dobbiamo fare una resezione dell'inserzione del pettorale e abbiamo una migliore visualizzazione delle nostre strutture. Tecnica standard, paziente in decubito laterale, anestesia generale, prima un check dell'articolazione per vedere la lesione, vedere se è riparabile, se non è riparabile si passa alla tecnica artroscopica. Prima di farvi vedere un filmato se parte, vi volevo far vedere queste immagini. Le strutture fondamentali che noi andiamo a ricercare per poter seguire questo percorso e fare questa riparazione, questo transfer, sono ovviamente il tendine congiunto che vedete nella parte superiore che ci guida nello spazio dove vogliamo arrivare. Il capolungo del bicipite quando presente, perché quando esce dal suo recesso ci porta all'inserzione del grande pettorale, che è la terza struttura fondamentale e che ha un'inserzione vicina a quella del nostro gran dorsale, solo posizionata in maniera più profonda e un pochino più prossimale, tant'è che facendo un piccolo slide, un'estra rotazione dell'ombro, una volta che vediamo l'inserzione del pettorale possiamo vedere anche quella del gran dorsale. Scusate, vado avanti. Sì, allora, una cosa importante che può spaventare è quella della vicinanza di strutture anatomiche molto nobili, il nervo ascellare e il nervo radiale. Però noi non abbiamo, sia negli studi fatti sulle anatomici, non è mai stato notato un significativo impingement tra queste strutture anche durante il trasferimento. Quindi anche durante il trasferimento, nella parte muscolare che abbiamo trasferito, nella parte tendinea, danno un effettivo impingement, soprattutto se abbiamo fatto una buona azione di scollamento per poterlo portare nella cosa arrivata. E questo è indipendente dalla posizione dell'omero. Una volta che abbiamo raggiunto la nuova posizione, lo fisseremo. Se parte il video, eccolo, allora vi vorrei far vedere questo piccolo video proprio per... Vediamo se parte. Ecco, scusate, lo porto avanti, perché la prima parte era il transfer del gran dorsale per le lesioni. Ecco, vediamo in questo schema tutte le nostre strutture, vedete il gran dorsale, vedete come si muove, com'è la posizione, vedete come vi ho fatto vedere prima la posizione di come avverrà nel transfer e la vicinanza, ma il fatto che non ci sarà un'interferenza con le strutture anatomiche, nei casi che abbiamo fatto mai abbiamo avuto un problema con il nervo ascellare. E questo credo che sia un vantaggio. Vedete come l'inserzione del gran dorsale si avvicina in linea retta a quella del sottoscapolare. La prima cosa, vedete, è uno cleaning delle nostre strutture. Cerchiamo di fare con una rotazione, vedete, in fondo nello spazio dall'inserzione del nostro tendine che andremo a passare. A questo punto, una volta che abbiamo creato, che abbiamo fatto la dissezione, come si è fatto vedere in maniera molto esauriente l'amico Roberto Castriccini, che abbiamo preso il nostro transfer del gran dorsale, armato, creiamo un punto di passaggio attraverso, vicino, sopra l'inserzione del pettorale. Noi siamo soliti a utilizzare un grasper smusso. Creiamo la via e passiamo due tubi di silicone perché dividiamo le suture e in questo modo non, rischiamo di non avere un twist dell'innesto e soprattutto vediamo bene le due strutture. A questo punto, con delle ancore sottofirst, come abbiamo visto prima, scegliamo il nostro trapianto, cerchiamo di metterlo prima quella mediale e poi quella laterale in modo da avere una distensione di tutto l'innesto sul trochite e sulla zona che abbiamo detto. Questa è la nuova posizione che andiamo a creare, facciamo dei piccoli movimenti e in questo modo facciamo il transfer, vedete come avviene in maniera definitiva. A questo punto noi posizioniamo uno sling a 15 gradi per 4 settimane, una settimana meno di quella che fa Biccio, dove permettiamo gentili movimenti di flessione del gomito, del polso e della mano, poi togliamo l'ultrasling e comincia una cauta, progressiva mobilizzazione. Ovviamente molto gentile, impediamo in ogni caso una rotazione esterna, un'abduzione forzata per almeno 3 mesi e in questi 3 mesi ovviamente anche il rinforzo muscolare deve essere graduato.
facciamo delle due considerazioni, due risultati. Abbiamo avuto grandi risultati sul dolore e soprattutto sullo stop della traslazione anteriore, come abbiamo detto, grazie al fatto delle linee di forza che avevamo. Il dolore probabilmente, anche perché si interrompe questo percorso degenerativo e anche le lesioni cartilaginee sono risultate decisamente migliori. Ma però, sempre valutando i vettori di forza del nostro transfer, ha sì una nascita posteriore, il volo posteriore, quindi è perfetto per stabilizzare, però essendo più verticale rispetto a quelle che sono le fibre del sottoscapolare, non possiamo attenderci un grandissimo recupero della rotazione interna. Buono, ma non eccezionale, che però migliora un pochino in abduzione a 60 gradi quando il nostro transfer va leggermente in tensione. Quindi io volevo concludere dicendo che le lesioni irreparabili del sottoscapolare, abbiamo visto e sentito da tutti i relatori, è proprio sono un grande problema per la disfunzione, per il dolore e per la degenerazione che va incontro alla spalla progressivamente. In pazienti motivati, in pazienti attivi, in pazienti senza note artrosiche, crediamo che il transfer possa avere una sua utilità. E tra i transfer che noi che si possono utilizzare, per noi il gran dorsale sembra la soluzione migliore. Quindi preferiamo a questo punto preferiamo una tecnica artroscopica perché possiamo visualizzare meglio le strutture, una maggiore invasività e poi standardizzabile può essere utilizzata da maggior parte di chirurghi. Vi ringrazio per l'attenzione e buona serata. Ecco, Vedi? ancora grazie a Stefano, la presentazione è particolarmente brillante. Siccome stiamo per raggiungere l'orario di chiusura del nostro collegamento, chiedo di poter essere per quanto possibile sintetico a Marco Spoliti, Sì, cioè ci dica Marco Mani. intanto cerco di condividere, non so se ci sto riuscendo. Comunque Il cerca microfono. di darci, visto che l'argomento è particolarmente bello e Cercherò di andare attuale. veloce, basta che riesca a condividere, perché non mi dà condividi. Dottor Spoliti, allora le provo a ridare la condivisione. Aspetti, solo un secondo. Allora, vediamo. Dovrebbe uscirle un pop-up. No, non mi è uscito il pop-up. Chiede Chrome. Allora. Esatto. Sì, un pop-up è uscito, di scegli cosa condividere con app go.com. Ma non mi dà, Clicco faccio schermo su intero. avvia condivisione schermo. E non mi dà condividi, no? Lo clicco ma non me lo dà. Perché deve selezionare allora schermo intero, faccia clic sul quadrato, cioè sul rettangolo che le compare e poi faccia Ok, condividi. capito, fatto. Mi dice concedi l'accesso. Devi, sì, ci sì, Mi chiede per impostazioni, faccio sì, l'ho dato. perché ci sono delle autorizzazioni. Restrizioni. Tu hai Mac? Sì. Bisogna dare delle autorizzazioni con Mac, è un po' un problema. L'ho data, però adesso sto cercando di capire. Quindi le chiederà di uscire e rientrare. Vediamo se riesco a. La Benedetta ti aveva tirato le orecchie perché ha detto: ma io, insomma, dai, ho chiesto se tutti avevamo già fatto le prove. No, in realtà no. Vabbè, esco Boh, ma fuori e rientro allora, eh. sì, dai, prova. Un attimo. Bene, intanto che Marco riprova, ecco, sulla relazione di Stefano, che è assolutamente interessante, ecco, Stefano, io trovo che il gran dorsale possa essere
non così potente da poter supplire all'intera forza persa del sottoscapolare. E in alcune occasioni, anche di recente, faccio una combinazione di transfer gran dorsale e gran pettorale, gran pettorale per la parte craniale del sottoscapolare. Tu pensi che possa essere i transfer combinati possano entrare nelle discussioni in futuro? E oltre questo, un transfer per la cuffia posteriore e un transfer per la cuffia anteriore irreparabili Lascia possano vedere. essere nel nostro avvenire, Stefano? Fai una bellissima domanda alla quale la risposta, secondo me, deve essere un pochino chiarita, nel senso che noi ovviamente facendo un transfer togliamo una funzione da una parte per metterla dall'altra, quindi dobbiamo capire quale delle due funzioni è la funzione che è predominante e quanto andiamo a togliere da una parte per mettere dall'altra. E quindi ti devo dire che probabilmente un transfer associato può avere un significato per recuperare una funzione veramente difficile che non si può fare con un solo trasferimento, a condizione però che i due siti donatori non possano essere così, cioè non si possa dare un danno proprio nel sito donatore. Quindi i transfer si possono fare sicuramente, probabilmente mi viene da pensare a un lover trapezio e un gran dorsale, per un sottoscapolare. Questa potrebbe essere sicuramente un'alternativa. Hai ragione sul fatto che può non essere così potente, ma non è così potente nella rotazione interna. Invece è molto potente e ben stabilizzante la subluessazione anteriore della testa, soprattutto se posizionato nella superficie laterale e superiore delle trochine. E questo ti devo dire che in tutti i casi che abbiamo fatto, anche in letteratura e anche nelle prove biomeccaniche, si è visto che è un risultato. Sicuramente hai ragione sulla rotazione interna, no. Bene, Posso, intanto mentre grazie. aspettiamo che Spoliti è pronto? Pronto? Chiedo. Ancora no, No, 2 secondi. intanto posso provocare un po' di discussione? Devi. Allora, io, pur avendo molta meno esperienza di voi, non sono un innovatore, non sposo la tecnica dei transfer, di qualunque tipo di transfer. Perché? Perché per tanti motivi. Vi voglio provocare. Allora, probabilmente perché non ho i vostri risultati, o comunque quei pochi transfer che ho visto, chiaramente sono di pazienti che sono venuti nel mio studio perché andavano male. Io tutti quelli che vanno bene, non li vedo, c'è da dire questo. La seconda cosa è che secondo me è molto difficile capire veramente quali sono i vettori di forza. Stefano Boschi ha detto una cosa importante: tu togli un tendine da una parte per metterlo da un'altra, ma quindi comunque hai scombussolato la biomeccanica di quella spalla. E quanto un paziente possa beneficiare da un'assenza di un gran pettorale deve fare il suo lavoro, quanto spostare un gran dorsale può essere efficace per l'attività della vita di tutti i giorni. La terza cosa è che probabilmente in alcuni, forse magari nelle prime volte ci sono stati dei danni neurologici anche, no? Se non sbaglio. Quindi Sì. qualche piccolo rischio neurologico. Io penso sempre che non dobbiamo esaminare le complicanze con percentuali, ma come intensità di complicanza, cioè l'infezione superficiale non è una paralisi di plesso, anche se sono entrambe dello 0,1%. Quindi voglio dire, un danno neurologico è un rischio importante che tutti noi speriamo di Vabbè, non correre. E poi, adesso ti do subito la parola, Marco. E poi, appunto, questi vettori, ad esempio, penso ai pettorali pro sottoscapolare, come diceva forse Stefano stesso, adesso la io riapro, non. la metto in presentazione. La Concludo vede? dicendo che la biomeccanica sui pettorali pro sottoscapolare non ci aiuta per niente perché tendono a sublussare anteriormente la testa omerale, non so quanto intraruotino, fanno diventare un sottoscapolare, diventano degli adduttori perché il centro di rotazione ovviamente si abbassa. Quindi
E l'ultima cosa che voglio dire sul lower trapezius è che è una tecnica che prevede di attaccare un tendine da cadavere su un muscolo con una lunghezza e con una tensione che non sappiamo bene come si debba dare. Quindi è tutto, come dire, poco... capisco che la materia è difficile, però i miei dubbi sono questi. Chi è che mi convince a fare i transfer di voi? Beh, dovresti stare con noi, poi probabilmente... dovremmo stare insieme più tempo insieme, altrimenti siamo convinti ciascuno delle proprie cose. Beh, però ci sono tutte una serie di lavori. Era chiaramente una provocazione, perché se voi fate questa chirurgia, ovviamente. Ma noi ti vogliamo bene lo stesso. Grazie. Secondo me, Andrea, nella faretra un chirurgo deve avere tante opzioni. Chiaramente non ne deve mai abusare, ogni paziente è diverso dall'altro, ogni paziente ha le sue indicazioni e le sue motivazioni. Se tu dovessi dire di fare un gran dorsale per tutti i sottoscapolari irreparabili, ti dico di no, perché probabilmente ci sono delle condizioni diverse. Nelle giuste condizioni è un'opzione, e tra le varie opzioni, se parliamo di transfer, quello a mio avviso è quello che ultimamente ha dato migliori risultati. Certo che se andiamo a guardare, ti do dei numeri, quanti casi ne abbiamo fatti, cioè io ne abbiamo fatti 27 insieme a Genetico Paribari, quindi non è che ne sono stati fatti delle cifre, per il posto superiore, già Enrico che l'ha ideato, ma anche Roberto Castriccini, e poi anche noi come nostro gruppo, si parla di migliaia sicuramente di transfer per la cuffia posto superiore, quindi vedi che sono già numeri completamente diversi e che secondo me devono essere contestualizzati per quel paziente in quel momento. Ok, mi hai quasi convinto. Allora, sentiamo l'ultima relazione, Marco, e poi ecco, e poi ci saluteremo. Una preghiera di stare. Ecco. Benedetta, ma ci è concesso di sforare un pochino? No. No, però proviamo, dai. Ok, siamo in condivisione sempre, sì? Ok. Sì, Marco. Okay. Sentite, scusate del trambusto, ho sentito diverse cose mentre cercavo di attivare la presentazione. Riguardo a chi mi convince a fare il transfer, vi devo dire che io mi sono convinto tanti anni fa quando Enrico venne da me e mi insegnò a farlo. Poi per cominciare a farlo nel mio ospedale fu un pochino difficile. Oggi faccio il transfer del gran dorsale e allora uno si potrebbe chiedere perché la ricostruzione capsulare superiore, oggi che cosa c'è di nuovo? Questo è il mio argomento. E dobbiamo ricordare che originariamente fu descritta da Miata nel 2007 perché è una ricostruzione anatomica della capsula articolare che fondamentalmente vuole frenare la risalita della testa dell'omero verso l'alto, quindi vuole avere un effetto biomeccanico simile a quello che noi otteniamo anche col gran dorsale per ripristinare un fulcro funzionale stabile. E la gestione delle lesioni passive irreparabili, abbiamo visto, è difficile e soprattutto va a colpire, è complicata quando si tratta di pazienti giovani, under 50, e fino al 40% di queste lesioni della cuffia dei rotatori irreparabili colpisce questa categoria di pazienti. Abbiamo visto tutte le possibili soluzioni che ci possono essere, dalla riparazione parziale, graft, transfer tendinei e protesi inversa di spalla, che è l'ultima spiaggia, ma ciascuna di queste indicazioni per i pazienti giovani soprattutto ha dei limiti, che vanno da limiti soggettivi a limiti oggettivi come quelli ad esempio della protesi di spalla. Perché utilizzare una ricostruzione capsulare superiore? Perché in teoria rispetta l'anatomia e ripristina la biomeccanica, a patto però che il graft venga utilizzato in maniera biomeccanicamente valida e anatomica. Che cosa vuol dire biomeccanicamente valida? Che va non inserito al tendine, ma inserito sulla glena medialmente e sul footprint lateralmente. E il graft va utilizzato in maniera anatomica. Ma che cosa vuol dire in maniera anatomica? Gli studi di Poliard e di Nimura e Sugaia ci hanno dimostrato come la porzione interna di quella che noi chiamiamo cuffia del rotatore in realtà è una struttura capsulare fusa
con le fibre della capsula articolare, ma che sulla porzione mediale del footprint, come vedete da queste immagini, rappresenta ed è solamente una struttura capsulare. Quindi riproporre questo tipo di struttura capsulare, fondendosi poi lateralmente e superiormente il più possibile col tendine residuo, vuol dire ricreare una continuità capsulare che abbiamo perso. E Miata ha dimostrato nei suoi studi biomeccanici come il comportamento della ricostruzione con il graft sia analogo al comportamento della capsula articolare del soggetto sano. E anche biomeccanicamente sembra avere una maggior capacità biomeccanica nel interrompere la translazione superiore dell'omero, il superior capsular reconstruction, rispetto addirittura alla riparazione della cuffia o ai tendon patch, perché sembra da questo grafico, come vedete, essere sovrapponibile alla funzione di una cuffia sana. E in più sembra guarire. Vi sono risultati significativi alla risonanza magnetica per una guarigione dell'81% con incorporazione completa del trapianto a un anno e risultati anche all'ecografia con tanto di evidenza di una neoangiogenesi. E istologicamente sembra a 3 mesi, questo è un dato di Arnowski e Snyder, sembra a 3 mesi avere un'infiltrazione cellulare estesa dalla periferia, soprattutto non c'è infiammazione e un allineamento delle fibre collagene alla tricromica e alla ematosselineosina. In più i graft possono essere di diverso tipo, perché magari si potrebbe pensare che i graft sintetici possano, o gli xenograft, possano avere delle problematiche, come poi vedremo in realtà avviene. E allora è iniziato l'uso della fascia lata, che sembra ripristinare la stabilità glenomerale esattamente come i graft di diverso tipo. E poi ci sono state delle altre possibilità. Il nostro Ghillemi ha presentato una technical note nella quale utilizza il capo lungo del bicipite, poi disinserito lateralmente, fa una tenotomia tenodesi, medialmente già inserito, quindi addirittura si risparmia tempo se vogliamo, e poi lo sutura con la cuffia residua. C'è chi ha fatto degli interventi un po' più arzigogolati, come questo di Kim, oppure come quest'altro intervento in cui si va a ripristinare il cable con un capolungo del bicipite che viene inserito anteriormente, posteriormente e sulla cuffia residua. Ma come vedete ha scarsa significatività, è solamente una technical note che ho riportato per completezza. Ma andiamo a vedere cosa ci dicono le review. Le review ci dicono che i graft possono essere di diversi tipi, fascia lata, xenograft, dermal, sintetici, capolungo del bicipite. In realtà tutti questi graft possono avere delle problematiche, ma soprattutto gli xenograft e quelli sintetici possono avere un fallimento che arriva fino al 30% in alcuni casi. E in alcuni casi, soprattutto per gli xenograft, è dovuto probabilmente a problemi immunologici nel 15% dei casi o a fallimento del graft che avviene prevalentemente a livello glenoideo, mentre a livello omerale avviene viene prevalentemente a livello omerale, mentre a livello glenoideo avviene nel 16,9% dei casi, come vedete, quindi è più raro. E la chirurgia di revisione delle ricostruzioni capsulari superiori è intorno al 7-9%. Ma da quest'altra review vediamo però che, secondo alcuni autori, e soprattutto secondo Miata, c'è un'alta possibilità di ritorno all'attività sportiva, addirittura il 100% di ritorno all'attività sportiva in una coorte di atleti e di ritorno all'attività manuale pesante nel 94% dei casi. Quindi è un tipo di intervento che sembrerebbe avere un'elevata capacità di ripristinare la stabilità e la biomeccanica della spalla in maniera favorevole. Tanto che in quest'altra review si vede come sia un aumento della score, un miglioramento del VAS-score, un aumento della distanza omero-acromiale, ma a patto che ci sia un'integrità del sottoscapolare, un po' come avviene per il transfer del gran dorsale. E i reti fallimento di questo intervento comunque varia, a seconda delle casistiche, dal 16 al 36%. E poi andiamola a confrontare, ad esempio, in questo lavoro si confronta con il transfer del gran dorsale, in cui però viene fuori una cosa un po' particolare, perché tutti e due gli interventi sembrano dare ottimi risultati.
ma i pazienti sembrano preferire la ricostruzione capsulare superiore. E in quest'altro, in quest'altra considerazione invece si vede come tutti e due danno degli ottimi risultati, ma il transfer del gran dorsale sembra dare un miglior recupero della rotazione esterna, mentre la ricostruzione capsulare superiore sembra dare un miglior risultato in elevazione anteriore. Invece in quest'altro confronto tra la ricostruzione capsulare superiore verso il lower trapezius sembra che il lower trapezius dia dei risultati clinicamente superiori rispetto alla ricostruzione capsulare superiore. E allora quali sono le indicazioni? Sono, come abbiamo visto in tutte queste relazioni precedenti, la rottura irreparabile della cuffia dei rotatori AMADA 1-2, cioè senza artrosi, oppure quando c'è un'artrosi iniziale in pazienti al di sotto di 50 anni di età. La chirurgia di, oppure nella chirurgia di revisione del fallimento, di riparazione della lesione della cuffia dei rotatori, quando si ha un grado 3 di atrofia muscolare. Allora vi presento un caso, un paziente di 46 anni con recidiva di rottura massiva della cuffia dei rotatori, della spalla sinistra, atrofia muscolare, sottoscapolare integro. Vediamo rapidamente, l'ho velocizzato per essere il più veloce possibile, una cosa molto importante è liberare completamente lo spazio sottoacromiale, andare a rimuovere tutte le suture dei device precedenti e scheletrizzare perfettamente la superficie ossea. Trazionare verso il basso, perché opero in B-chair, la testa dell'omero per avere uno spazio dove andare prima a misurare, come vedete in questi altri step, la distanza tra la glena e l'omero per sapere quant'è la grandezza del patch, del graft, pardon, che andremo ad utilizzare. In questo caso utilizzeremo un graft dermico, e poi si vanno a posizionare le ancore mediali sulla glena. Le ancore mediali sono una anteriore e una posteriore. Si farà la stessa cosa poi a livello della grande tuberosità, dove si vanno a posizionare, qui abbiamo riparato la cuffia posteriore che era ancora un po' mobile, e andiamo a posizionare, dicevo, due ancore in posizione mediale accanto alla cartilagine. Usiamo due swivelock in questo caso da 5,5 e poi successivamente si va a misurare la distanza tra queste ancore. Questo è molto importante perché sul patch dovremo andare a ripresentare lo stesso tipo di distanze. Poi si prepara appunto il graft, andando a identificare la sua grandezza, la sua lunghezza, larghezza, lunghezza e posizione delle ancore. Poi si trascina, andando a posizionare i fili delle stesse ancore sul patch nei punti strategici che abbiamo misurato prima, e si fa scivolare all'interno dell'articolazione con dei nodi che sono già premontati, in maniera tale che una volta che tiriamo verso a scorrimento il patch verso la glena, si fissa da solo e poi mettiamo delle swipe block laterali e a questo punto la riparazione è effettuata e può essere completata andando a posizionare dei punti tra il graft e la cuffia residua. E come take on message cosa possiamo dire? Che un intervento artroscopico, come vedete, può dare dei risultati biomeccanici molto buoni rispetto all'anatomia, a scarse complicanze, a un 83% di buoni risultati secondo l'ASE score, ha però un rate di fallimento che varia dal 16 al 36%, e quello che vi posso dire è che nella mia pratica ci deve essere un'attenta scelta del paziente. Il sottoscapolare deve essere integro e normalmente l'indicazione migliore nei pazienti più giovani, al di sotto dei 50 anni, dove magari può essere meno accettata una cicatrice ascellare o altre problematiche come una riabilitazione piuttosto lunga, come quella che nel mio caso effettuo nei pazienti con gran dorsale. Grazie, spero di essere stato sufficientemente veloce e torno da voi. Grazie Marco, ecco, io lascerò le parole conclusive ad Andrea per questa bellissima iniziativa, dicendo che molti argomenti meriterebbero, come questo che hai portato, come quello dei transfer, una discussione o addirittura un evento intero
ciascuno di questi argomenti, anche per le critiche. Bene, grazie Andrea per avermi tenuto vicino a te in questa giornata. Fai tu le conclusioni. Beh, innanzitutto sono io che ringrazio te a nome del Comitato Spalla che ha organizzato con Roberto Castriccini e Angelo Di Giunta questo evento. Interessanti, sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che oggi avremmo fatto volentieri un'altra oretta di discussione. Però i tempi sono questi, e quindi un carissimo ringraziamento a tutti i relatori per l'assoluta competenza e completezza delle relazioni. E quindi un abbraccio a tutti, un saluto ad Angelo, nostro presidente. Ciao a tutti, Ci grazie, vediamo complimenti. martedì Ciao. prossimo Ciao a per tutti. l'ultima tappa della show di Ciao a Gira. tutti. Ciao, Ciao a ciao, tutti, ciao. grazie. Ciao Grazie ragazzi. Benedetta. Grazie per A l'ultimo martedì supporto. prossimo. A martedì prossimo, Ciao. ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.